sono ben felice di vedervi. Spero che la mia voce tenga perché sta settimana qua. Ma mi hanno allenato i nostri amici, qua i ragazzi, i quattro diciottenni o ventenni che ho accompagnato, mi hanno tenuto calda la voce. E se no mi farò aiutare da qualche caramellina dall'acqua, portate pazienza, ecco. Beh, prima cosa voglio fargli i ringraziamenti perché poi quando inizio nel condividere magari mi dimentico anche. Quindi voglio partire da Caterina, che è la prima che mi ha cercato per invitarmi in questo momento e come sempre e come ti ricordi non ho potuto dire di no. Perché mi viene in mente la canzone qua, è un miracolo d'amore quello che è successo e quindi non è neanche opera mia e quindi tutto quello che è capitato è talmente grande, è talmente fuori da ogni portata, da ogni previsione, inaspettato, pur con una bella sofferenza, che oggi sono qui anche a portare soprattutto questo messaggio di amore e di ringraziamento a Dio Padre. E quindi non posso, quando vengo invitato, a mancare. Ed è un segno di ringraziamento per le opere di Dio Padre, prima di tutto. E secondo, desidero con tutto il cuore condividere queste meraviglie perché a qualcuno possa fare del bene. Non è responsabilità mia. Ogni tanto mi spaventa quello che dico, umanamente parlando, ma lascio sempre la responsabilità a mio padre e soprattutto allo Spirito Santo e tanti di voi sono coinvolti perché ho anticipato che dovevamo pregare lo Spirito Santo perché, come mi ha insegnato un mio amico, io voglio essere il microfono di Dio, non la voce è lui. Quindi se sentirete cose buone è merito suo, se sentirete cose cattive ed è merito suo. Io ci metto solo la faccia e un po', diciamo, ecco, di esperienza di vita e anche di disponibilità. Questo sì, è l'unica parte, se posso dire, che ho messo io e anche Cristina, perché, beh, finisco un attimo con i ringraziamenti, con i saluti e ringraziamenti. Don Mario, che è sempre gentilmente, padre Mario, dai, perché sennò si offende, no? Perché il don, se no me lo porto in parrocchia da me. Padre Mario, che ho conosciuto tanti anni fa, ci vediamo poco, ma mi sembra di conoscerlo da sempre. C'è qualcosa, c'è una sintonia, c'è un legame particolare. Anche questi sono i miracoli di Dio, lui li sa fare. Lasciamo fare a lui, non li capisco, ma lui li fa. Ecco, ringrazio anche per la presenza dei giovani, non posso dimenticare beh, tutti voi assolutamente, e i quattro giovani che sono venuti in macchina con me, che come vi dicevo mi hanno tenuto calda la voce perché prima sentivo come gli uccellini dietro che tra loro non si vedevano da un po', parlavano e non si capiva più niente. Poi ho buttato lì l'amo e ho chiesto: ma avete già visto per caso il docufilm? Sì, e da lì siamo partiti. E da lì. Però ho visto che erano ben interessati, tanto che credo che tre quarti della testimonianza di oggi l'hanno già sentita, no? Perché in macchina, diciamo, abbiamo condiviso. Però gli ho lasciato indietro qualche chicca, perché volevano saperla, ma la tengo per adesso. E, ecco, poi anche l'associazione Amici di Cristina presente, i nostri amici di Cinisello, vedo Laura, vedo Pasquale, vedo Carmelo, e Alberto, Donatella. Perché sono sempre presenti, perché è bello anche essere sostenuti e sapere che non sei solo, perché ogni tanto, sai, ho capito che hai il Padre Eterno, però siamo anche carne e ossa, abbiamo bisogno anche del sostegno spirituale, ma anche umano e la presenza umana delle persone. Per ultimo, ma non per ultimo, come si dice, a Mirka, mia nipote, che avete già visto anche prima nel docufilm, e anche la Elena. E sono bella Mirka, mia nipote. Abbiamo solo 10 anni di differenza, però dai, si direbbe di più, però tu sei sempre più giovane, 30 anni te li darei. E mentre Elena è una nostra amica che è arrivata, non ha conosciuto Cristina prima, l'ha conosciuta dopo, ma sembra che l'abbia conosciuta da sempre. Qualcosa conosce anche più di me, intanto mi dice delle cose e dico: come fai a sapere tutte queste cose qua che non le so neanche io? È entrata e ha un legame particolare con Cristina,
tanto che oggi, come altre volte in altre testimonianze, presterà la voce a Cristina nei vari scritti che abbiamo pensato di poter condividere con voi. Un po' sarà quello che abbiamo pensato noi, un po' quello che verrà, se lo Spirito Santo illuminerà anche Elena per poter condividerli. Come vi dicevo, è un dono quello che abbiamo ricevuto, dicendo, lo posso dire già da subito perché sono un po', siete preparati, qualcuno ha visto il film, adesso avete visto il trailer, altrimenti mi direste ma tu sei pazzo, perché nella sostanza umana ti manca tua moglie, ti ha lasciato qui, è rimasta qui troppo poco tempo per quello che poteva essere un progetto di vita con la tua famiglia. E questo è vero, perché anche io pensavo di poter vivere insieme a lei 100 anni almeno, fare l'esperienza di vita con i miei figli, con lei, e vivere di tutto quello che una famiglia normale desidera. Poi con una persona così che ti scaldava il cuore solo a vederla, figuratevi come si potesse pensare di vivere senza di lei, perché c'è stato anche questo passaggio, no? Però, come dicevo prima, Dio sa compiere delle meraviglie, solo se tu in qualche modo ti lasci andare e se tu non vuoi capire tutto, perché però lo puoi fare, perché nel momento in cui fai esperienza di Lui ti rendi conto che buona parte te la fa capire, che è già abbastanza per poter decidersi e fidarsi di Lui. E credo che Cristina fosse stata una di queste, che il segreto vero di Cristina sia stato proprio questo, l'aver non accettato di subire la vita per le proposte del tutto e subito, proposte umane che normalmente ci vengono fatte. Ma è stata, secondo me, ha avuto questo desiderio, anche aiutata dalla sua comunità. Qui abbiamo gli amici di Cinisello che hanno vissuto la stessa esperienza di fede proprio dentro alla presenza di sacerdoti, di suore, e quindi ringrazio oggi anche la presenza delle suore e dei sacerdoti presenti, perché siete preziosi, perché ci portate Gesù, ce lo fate vedere, ce lo mettete davanti, ce lo proponete. E d'altra parte non è che dovete convincere con la forza le persone, nessuno può convincere, neanche io oggi, le tante cose che sentirete che potranno essere anche carine, belle, che vi fanno star bene, se poi non passano attraverso l'esperienza e anche la carne di ognuno di noi, devono entrare, devono essere vissute, altrimenti non restano dentro, restano nella testa, restano dai pensieri, ma se non arrivano al cuore non possono essere vere. Io credo che Cristina abbia avuto la proposta, e questa è fondamentale, vissuta proprio nella propria comunità, e ha fatto esperienza di questo Gesù che le ha cambiato la vita. Aveva deciso di vivere per Lui, perché questa è la verità. Stava facendo un'esperienza profonda di fede e di dove stava cominciando a pensare che Dio la stava conquistando. Prima di andare avanti vorrei anche sottolineare un altro punto. Abbiamo sentito tanto parlare di Cristina, no? Cristina ha fatto questo, carattere bello forte, ha saputo amare, è stata messa un po' in evidenza Cristina. Io voglio spostare lo sguardo su Gesù, perché Lui è il vero protagonista di tutto, non è stata Cristina. Oggi non sono venuto a parlare di Cristina. Cristina è una persona che ci deve portare, come fa Maria d'altra parte, no? Maria è stata speciale, eccezionale, con San Giuseppe anche, ma sono figure. San Giuseppe, non vorrei offendere nessuno perché va del Mario di Bacchetta dopo, ma addirittura mi viene a pensare che San Giuseppe sia ancora più, posso dirlo, non posso dire che è più importante di Maria, però, perché è difficile dire una cosa del genere, ma capitemi,
È una figura fortissima anche San Giuseppe, perché nel suo essere in disparte ha fatto cose grandi, cose incredibili. Quanti di noi possono prendere esempio da San Giuseppe? E non parliamo di Maria. Cristina è stata anche aiutata certamente da Maria, la pregava tanto e la sentiva vicina. E ha scritto anche una bellissima preghiera negli ultimi giorni di vita qui sulla terra, proprio pensando a Maria, alla sofferenza di Maria nel vedere in quello che ha vissuto, le ferite che ha provato, laceranti del cuore nel vedere suo figlio trattato in quel modo lì. E quindi lei non si sentiva, diciamo, perché qualche volta qualcuno diceva a Cristina: ma tu stai vivendo la sofferenza come fossi Cristo in croce. Non era così, perché prima l'ha passato loro, l'ha passato in un modo talmente forte che poi ha permesso anche a lei di poter vivere secondo i loro esempi. Ecco, riferimento quindi: non spostiamo lo sguardo da Gesù, perché lui è stato il vero maestro di vita di Cristina, è quello che ha cambiato la vita di Cristina, le ha permesso di fare l'esperienza che ha fatto. Inizialmente, adesso passo la parola a Elena, perché c'è un passaggio dove io credo tu possa già dar voce. Cristina, diciamo che negli scritti lei parla spesso, fa parlare Dio qualche volta, altre volte parla lei su quello che sente, e molti degli scritti che sentirete sono delle preghiere. Alcune sono preghiere, altre sono scritti che comunque sono preghiere, perché li considero così, scritti che poi ha mandato a me come lettera, ed erano la maggior parte momenti dove lei pregava davanti a Gesù l'Eucaristia, perché lo sentiva presente, perché sentiva lì il contatto, il legame con lui. Novembre 1984, quindi lei ha 15 anni, e partecipa a un ritiro spirituale, infatti mi collego a quanto ha detto Carlo. E uno dei suoi primi scritti è proprio, lo intitola così: progetto di vita, voler assomigliare sempre più a Gesù. Io penso che va condiviso insieme oggi, perché ciascuno di voi, ma anche ciascuno di noi, anche se abbiamo un'altra età, dobbiamo sempre forse riformulare, ecco, ritrovarci con questo progetto di vita. E lei sente questo: Dio mi dice, ti sento, ti comprendo, ti attendo, devi essere tu però ad aprirti. Sono sicura che a me Dio chiede qualcosa di diverso, proprio per il mio carattere speciale. Mi sento chiamata, prima che ad agire come Lui vuole, a cambiare me stessa. E per fare questo c'è solo un modo: lasciare indietro il mio vecchio io per andare verso gli altri. Devo cioè imparare a vivere tenendo presente il più grande maestro di vita, Gesù. Chi è Gesù per me? Quale presenza ha nella mia vita e io nella sua? Apro le porte a Cristo per farlo entrare? E appunto, come spesso capita, lei dà voce a Dio, proprio in questa familiarità che la unisce a Lui, e scrive le parole che Dio le fa intuire nel cuore. Cristina, ricordati che ho bisogno di te. Ho bisogno delle tue mani per aiutare quel povero. Ho bisogno di una tua parola per confortare quell'emarginato. Ho bisogno di un tuo sorriso per ridare la speranza a quell'ammalato. Ho bisogno delle tue preghiere perché il mio mondo non cada in rovina. Ho bisogno del tuo esempio perché gli uomini comprendano che c'è un Dio che li ama tanto. Ho bisogno dei tuoi occhi per rendere agli altri più chiara l'immagine del mondo bello che ho creato. Ho bisogno di te. Voglio tutta te stessa, il tuo amore, la tua sofferenza, per cambiare il volto del mondo. Credimi, non c'è niente di più bello che abbandonarsi nelle mani di colui che ti ama immensamente. Ecco, mentre stava facendo questo tipo di esperienza, si poneva alcune domande e... Però volevo sottolineare anche un altro passaggio. Sì, è vero, la comunità è stata importante, la presenza dei sacerdoti e del suore è stata fondamentale,
Ma l'altro, gli altri punti importanti della vita di Cristina credo sia stata la preghiera. Preghiera sia davanti a Gesù Eucaristia, ma anche la preghiera giornaliera, normale, che sentiva nel cuore durante anche la sera. E il poter vivere tutto quello che le era stato permesso con i sacramenti, ricevere Gesù Eucaristia, il perdono per lei era fondamentale. E sentiva questo Dio, l'ha sperimentato proprio anche, lo si legge in alcuni passaggi, nel sentire un Dio misericordioso, ha provato la misericordia di Dio, nel sentire che Dio è lì e ti vede come figlio, non come schiavo. E lei ha sentito questa presenza di un padre che la amava. E messo insieme poi con il figlio Gesù, che anche nel Vangelo l'ha sempre comunque rincuorata, l'ha sempre rassicurata, l'ha sempre dato comunque un esempio di come vivere per poter vivere dell'amore vero, un amore che solo lui ci può dare. Lei ha sperimentato questo essere amata da un Dio che non mette riserve, che ti perdona sempre e che con questo modo di amare a senso unico l'ha conquistata, perché non esiste che sulla terra. L'ho sperimentato sempre anch'io questo modo di amare in qualche modo con un po' di ricambio, no? Io voglio bene, ti voglio bene e so che in qualche modo vengo ricambiato. Questo è un amore piccolo, un amorino, dicevo prima anche ai ragazzi, no? Perché visto che ci siete dei fiori, no? Ma anche gli altri che sono qui, abbiamo bisogno di cercare l'amore vero. E non possiamo vivere per un amorino proposto, per quel progettino che anch'io ho sempre avuto di 10 anni, perché è una proposta, diciamo, molto piccola, mentre qui abbiamo un Dio che propone cose grandi. E ecco, Cristina è stata conquistata da questo, da tutto questo. E poi secondo me è stata importante anche la famiglia, perché certamente, anche se qualche volta la mia suocera così mi dice che non se l'aspettava, insomma, di avere una figlia che fosse riconosciuta così, a parte che voglio dire, qualche volta la Chiesa, chissà quante persone in mezzo a noi, o anche che ci lasciano, che non vengono comunque riconosciute alla Chiesa, eppure sono persone che hanno dato e lasciato. Ci sono, anche i miei figli me l'hanno chiesto da piccolini, ma come mai la mamma? Loro sembrava, ed è, non è che sembrava, io poi ho risposto ai miei figli, ho detto la mamma è normale, è una persona normale, perché cominciare a sentire parlare da piccolini della mamma e la Chiesa, il Vescovo il processo, non capivano che cosa sta succedendo. E per loro, anche perché abbiamo sempre parlato della mamma in famiglia, da sempre, perché loro erano molto piccoli quando la mamma è salita al cielo, 3 anni e mezzo Francesco, 2 anni e mezzo Lucia, 1 anno e mezzo Riccardo, non se la ricordano. E noi abbiamo sempre comunque sentita presente, come ben Donatella nel trailer ha sottolineato, e è bello sapere che anche gli altri si accorgono di una presenza che noi sentiamo, che abbiamo sempre sentito e che sentiamo ancora oggi. E anche questo è un miracolo dell'amore di Dio, perché quando tu ti lasci andare e ti fidi di Lui, Lui compie cose che ti stupiscono. Non sei più tu, non hai più paura di niente, anche questa è un'altra cosa, ed era anche quello che secondo me Cristina ha vissuto. Non hai più paura di nulla, perché sai che Lui ti guarda con questo sguardo amorevole da padre a figlio, e in questo modo non puoi altro che lasciarti andare e lasciarlo fare. E Lui, nel momento in cui lo lasci fare, compie i miracoli che per te poi diventano normali, la normalità della vita, neanche ti accorgi. Perché non devi accorgerti delle cose belle che ti succedono. Sì, è giusto anche riconoscerle in certi casi, ma questa è la normalità del vivere alla presenza di un Dio che ama in questo modo. Ma noi facciamo fatica perché siamo troppo legati. Poi abbiamo questa parte anche di arroganza, di mancanza di umiltà che ci tiene sempre giù, no? Poi abbiamo anche il divisore che cerca di rovinare tutto. Ma quando abbiamo scoperto che Dio ama in questo modo, basta, non ci lascia più, non possiamo più permetterci di lasciarlo, perché il resto è una sconfitta, è una perdita di tutto quello che c'è. E tornando ai miei figli, quando mi hanno detto la mamma perché deve essere
Io ho risposto dicendo: guarda, io credo che ce ne sono tante persone come la mamma che non vengono riconosciute dalla Chiesa, non vengono prese in carico per poter portare come esempio. La mamma ha lasciato degli scritti che possono aiutare, ha lasciato delle testimonianze anche visibili, toccabili con mano, che possono aiutare. E poi una di bello pensare che il vescovo nostro si sia accorto che abbiamo una persona, è una di noi, del nostro tempo, che può dirci, che può aiutarci anche a guardare oltre, no? A non fermarci, ad avere lo sguardo legato alle proposte umane. E lei ha vissuto nella normalità, nella semplicità, vivendo come abbiamo detto prima. E la cosa, secondo me, il passaggio fondamentale che lei ha fatto è stato proprio, non improvvisando, ma vivendo dentro tutto questo, con la comunità, con la preghiera, con la famiglia, con i sacramenti, ha potuto permettersi di fidarsi e affidarsi non un po' a Dio, totalmente a Dio, perché lei non avrebbe mai lasciato lui per niente al mondo, neanche per Carlo. E vi assicuro che se qualcuno, so che è andato a leggere anche le lettere che lei scriveva a me, io ogni tanto faccio fatica ad andare a leggere perché devo stare attento, sono ancora debole e ho ancora paura, vi dico la verità, di andare a smuovere dentro, mi manca ancora, c'è poco da fare. Io sono sereno, felice, penso al per sempre che ci aspetta, perché abbiamo un'eternità, anche il matrimonio eterno, io lo sento così, ma sento anche il pericolo della mia povertà umana, e non vado tanto a tontonarmi, se così si può dire, noi lo diciamo in Veneto, non so se si capisce, non vado tanto a mettere mano. E quindi andare a rileggere però alcuni scritti di Cristina, l'ho fatto ancora, quando voglio farmi male, e lì devo dire che dico: mamma mia, ma questa era innamorata persa di Carlo. Ed era vero, perché comunque me lo faceva sentire, ma credo che sia stato reciproco, perché non credo di averlo nascosto. Pasquale, cosa dici? Lo vedevi che tu no? Non lo scrivevi tu, come lei. Lo facevo vedere. Lo facevo vedere. Ma perché non hai visto le mie lettere? Le lettere non possono essere pubblicate. Qualcuno ha detto: beh, visto che c'è l'epistolario di Cristina, perché non c'è l'epistolario di Cristina? Aspettate che tu... aspettiamo che Dio Padre mi chiami, poi fate quello che volete. Però ecco, anche il sapere, il sentire, il leggere o il vedere chi ha visto una Cristina presa così, innamorata di un Carlo, perché poi quando ha deciso di andare avanti con la famiglia, col matrimonio, fidanzamento e matrimonio, e lei testona com'era, si è buttata dentro lì, ma io facevo le cose a metà. Però devo dirvi che avevo sempre, ecco, questo è stato un messaggio che ho portato dentro il cuore, ho visto. Non avrebbe mai lasciato Dio per nessun motivo, neanche per un Carlo che la prendeva in un modo così. Ma perché? Perché sapeva che perdendo Dio avremmo perso tutto. Avremmo perso tutto, avrebbe perso tutto lei e anche il nostro vivere insieme. E adesso lascio la parola a Elena, perché qui c'è credo che sia un bel passaggio di Cristina, dove lei si dà a Dio, si dona a Dio con il suo eccomi. Sempre un ritiro, dicembre 1985, quindi a 16 anni, ed è qui che Dio l'attendeva. Ed è bellissimo questo passaggio tra lei e il Signore. Cristina si chiede: e se tu Signore volessi me, come faccio a capirlo? Cristina, fermati e ascolta. Conosco la tua voce. Non avere paura, perché non ti lascio sola, neanche quando tu ti dimentichi o mi allontani. Abbi fiducia in me. Lasciati condurre dall'unica persona che può condurti. Io sono con te sempre. Signore, credo che tu vuoi solo la mia felicità. Perciò, eccomi. Prendimi tutta. Fa di me ciò che tu vuoi. Voglio credere che ciò che tu sceglierai e mi indicherai sarà la via per arrivare alla gioia piena. Voglio fidarmi di te, appoggiarmi a te, anche se so di soffrire, di rimanere spesso nel dubbio. Signore, indicami la strada.
Non importa se mi vuoi mamma o suora, ciò che importa realmente è che faccia solo e sempre la tua volontà. Fammi pure soffrire, perché è nella sofferenza che incontro te la salvezza. Lasciami pure nel dubbio, perché so che è nel dubbio che tu mi illumini di più e mi parli con sincerità e amore per darmi sicurezza. Signore, ho bisogno di te, ho bisogno di vivere con te, per te, in te. Eccomi. Ecco, io Elena passerei anche alla lettera di Cristina, alla preghiera di Cristina sull'Eucaristia, perché credo, ne ha già condiviso prima, che uno dei passaggi importanti, dei punti importanti che ha permesso a Cristina di poter crescere in questo amore di Dio è stata la presenza di Gesù Eucaristia nella sua vita. Lei spesso alla mattina si fermava davanti a Gesù ed erano i momenti dove c'era il dialogo diretto con lui. Totale abbandono a Dio, amorevole fiducia reciproca, gioia in ogni situazione. Ecco il mio impegno. Lo Spirito Santo deve irraggiare il mio cuore affinché possano aumentare in me il capitale dell'amore, della cortesia, della comprensione, della pace. Se voglio davvero amare, devo imparare a perdonare. Se voglio aiutare o capire qualcuno, devo entrare nella sua pelle. E presto mi renderò conto che proprio tramite le persone più bisognose imparo ad amare. Al centro della mia vita deve esserci l'Eucaristia, il solo amore, Gesù. Se possiedo Cristo, anche senza avere niente, possiedo tutto. Voglio mettermi completamente sotto l'influenza di Gesù. Voglio pensare con i suoi pensieri, parlare con le sue parole, agire con le sue azioni. Voglio fare la sua volontà con un sorriso. Per essere piena di Dio, devo essere vuota del peccato. Devo dare Gesù con l'esempio, non con le parole. La sua gioia deve essere la mia gioia e la mia forza. Devo saper accettare e dare allo stesso modo, con la stessa felicità e pace. E devo essere cosciente che tutto di me gli appartiene. Devo amare l'individuo e non la massa. Devo credere nel contatto da persona a persona, perché Gesù è nel singolo e Lui è l'unico scopo della mia vita. La mia attività deve essere l'espressione del mio amore per Cristo. Nel servizio, con gentilezza, misericordia, ma soprattutto solo e sempre con un sorriso. Voi immaginate che mentre Cristina sta facendo questa esperienza di un percorso vocazionale, di discernimento per poter decidere a questa vocazione religiosa, perché ecco, facendola in breve, stava arrivando a questa decisione. Ci sono altri momenti dove lei è lì con Dio che praticamente discute e dice: sì, però sono qui, potrei anche, magari potrei essere chiamata a vivere qualche altra esperienza di vita, compreso il matrimonio, essere madre. E quindi c'è un po', non dico una lotta, ma quasi, conoscendo Cristina, penso che ci sia stato questa discussione con Dio, no? Ma poi lui certamente arriva e al momento giusto e fa capire quello che è la strada che vuole per te. E proprio nel momento in cui lei si stava prendendo la decisione, sono arrivato io. Mi dico sempre a sconvolgere un po' i piani, no? A mettere un po' in difficoltà e a creare un po' di subbuglio nella vita di Cristina, perché per me era normale, ho incontrato una bella persona. E
che mi faceva battere il cuore. Anche lei sentiva qualcosa che non era indifferente, però non pensava fosse, fosse amore e che portasse alla via del matrimonio. Poteva essere una bella amicizia, Cristina credo che amicizia ne avesse. Abbiamo qui sempre i rappresentanti dell'associazione Amici di Cristina, e sono i veri amici di Cristina, che, tra i quali anche Alberto e Donatella sono stati compagni di classe di Cristina, Pasquale e Carmelo sono stati compagni di oratorio, quindi l'ha vista, insomma, una persona che certamente, ecco, lì ha vissuto, credo, un momento dove si è resa conto che c'era qualcosa di importante anche nell'aver conosciuto un ragazzo che per lei non era indifferente. Io posso dire quello che ho provato quando ho visto lei, quando ho potuto conoscere lei, e devo dire che mi sembrava, sì, a vederla così, una ragazza normale, ma poi quando ho cominciato a capire, sentivi che aveva un qualcosa di speciale. Ma speciale perché? Capivi che questa aveva una gentilezza, seppur determinazione, ma una gentilezza, una delicatezza, una bellezza e anche una sincerità, il, come dire, senza veli. Non avevi davanti una persona che ti squadrava per capire, per giudicare, per vedere, cioè tu eri sereno, sentivi una pace con lei davanti, e tu lo sai, Mirka, cosa vuol dire, vero? Che l'hai conosciuta bene, e ti dava questo stare bene, che inizialmente mi veniva da pensare, insomma, è una bella persona, è una brava ragazza, ma non sapevo che questa stava facendo l'esperienza di amore vero, perché quando vai a toccare con mano e fai esperienza di Gesù, e lui ti cambia cuore, per lei forse era normale, per me no. Io ho incontrato una persona che aveva occhi diversi, che aveva sguardo diverso, che ti faceva stare bene. E tanto che io non è che ero abituato a chiedere, lei era da Cinisello Basso, io un paesino della Valsugana vicino a Bassano del Grappa, 300 km di distanza, era lì a passare qualche giorno dalla nonna, un po' di ferie, e prima che andasse via gli ho chiesto l'indirizzo, che di solito neanche ero abituato a chiederlo alle ragazze, anche se pure avevo 19 anni, a parte che adesso sono partono da molto più giovani, sono più svegli i ragazzi, no? Ma qui i ragazzi più bravini, però non sono quelli normali, però insomma in quell'età, 19 anni, io non avevo mai avuto la ragazza, mi piaceva stare in compagnia, però non è che ero isolato, no, avevamo un gruppo di ragazze, però lei emergeva rispetto alle altre. Io stamattina mi avete chiesto in macchina, ma che cosa hai sentito? Mi è piaciuto come me l'avete chiesto, ma che cosa hai sentito di diverso dalle altre ragazze? Che cosa ti ha fatto sentire, Cristina? Mi ha fatto sentire le farfalline, ma molto di più, mi ha tolto il fiato, mi ha fatto sentire oltre le farfalline, mi ha fatto sentire la pace. Perché le altre ragazze, dicevo, qualcuna magari poteva piacerti dal punto di vista umano, ma non bastava. In qualche modo vedevo già che con loro io desideravo avere un futuro, una famiglia con dei figli, ho 5 fratelli, piaceva anche a me avere una famiglia, però desideravo, ecco, una stabilità. E volevo capire se dall'altra parte c'era una ragazza con la quale investire la mia vita insieme. E avevo paura di questo, dubitavo di, quindi probabilmente ero anche prudente di mio, no? Però insomma stavo in compagnia e lei ha tolto subito, ha fatto in un attimo, ho capito che con lei non, era tutto pronto, era fatto, l'avrei sposata subito, momenti se lei me l'avesse permesso. A parte la battuta, io non sapevo che lei stava facendo un'esperienza di vita, di fede così profonda, perché abbiamo già condiviso alcuni scritti. Anche perché lei non è che sia venuta a presentarsi facendomi capire, facendomi pesare. Ogni tanto incontro qualcuno che mi fa pesare che è bravo nella fede, no? E io un po' mi stacco, perché prendo anche paura, perché non riesco neanche, mi manca fiato, no? Non riesco ad avvicinarlo. Invece una persona normale, semplice, quanto bello è scoprire poi, nel vivere insieme, la bellezza del cuore di una persona. È stato così con Cristina. Lei è rimasta al suo posto, sapeva, perché aveva fatto esperienza, che
È Dio che mette dentro le cose più grandi nel tuo cuore, non sei tu, non è neanche roba tua. E quindi lei ha pensato, io vado avanti e faccio la mia parte e lascio a Dio fare il di più. Ed è stato così, perché poi lei si è avvicinata. Ci siamo scritti soprattutto per un anno, sempre qui dicevo ai ragazzi stamattina, adesso click e track se combina in due giorni, e lì siamo andati avanti un anno a scriverci, ma non contenti. Io dopo una notte di lettera, perché ho scritto sette foglie di A4 fronte retro, quindi immaginate, ci ho messo 6-7 ore, ma però il cuore, e scrivevo veloce, non ho scritto neanche tanto bene perché sono andato a rivedermela, ma perché dovevo scrivere veloce? Perché sennò sarebbe arrivato mattina, dovevo andare a lavorare, no? E non facevo il tempo. E ho scritto, e, però per fortuna ho scritto bene l'inizio della lettera, perché ho scritto tante belle cose, perché sennò questa mi scappava via da subito, no? E lei che stava facendo un'esperienza di fede, il Carlo, sempre diceva ragazzi prima, se io le avessi detto sono innamorato di te, tu dimmi se sei innamorata di me. La faccio breve, no? Però sta qui. E questa qui si sarebbe spaventata, questa che stava facendo un'esperienza di discernimento. Invece Spirito Santo, quando vuole combinare, perché si vede che eravamo nati per vivere insieme per sempre, Spirito Santo mi ha illuminato e io ho iniziato bene. Ho iniziato non da me, di solito io sono molto irruento, no? E ho scritto così: qualunque cosa tu mi risponderai mi andrà bene perché mi fido di te. E lei mi ha risposto dopo, proprio perché ti fidi di me, ti rispondo con sincerità. E lei mi ha scritto un po' di cose, non mi ha detto tutto, perché insomma non è che vai ad aprire il tuo cuore in una lettera. E non era da dirmi di quello che stava vivendo. Però questo ha comportato che ci saremmo visti dopo 2 mesi. Anche stamattina i ragazzi si sono meravigliati, come 2 mesi? Dalla mia lettera. È vero, io avrei avuto piacere di avere una risposta lì, sì o no, magari no, speravo di no, però magari dai sì, dai che ci parliamo. E invece è stato, ho capito che anche lei sentiva qualcosa di bello nel cuore, ma nello stesso tempo dovevo aspettare 2 mesi, quindi intanto ho pregato poco. E un po' bello il tempo da un po', quindi adesso noi tantissimo aiutatemi anche voi a pregare, mi raccomando. E lì diciamo che ho aspettato con pazienza, perché era una cosa che al tempo si aveva un po' di più di adesso, e quando è arrivata, dopo 2 giorni ci siamo chiariti e ci siamo dichiarati che volevamo iniziare questo percorso di fidanzamento insieme. A me è venuta la frase, anche questo è stato bello stamattina condividere, ma come si fa a dire Diletta, no? Come si dice a uno, una persona che sei, dai, non sta vergognato, come si fa a dire a uno che sei innamorato di lei? E io quando avevo 10 anni avevo chiesto a mia madre, ma io cosa devo fare per, aspetta, non ve l'ho detto stamattina, mia madre non mi ha risposto perché si vergognava, ho chiesto a mia madre come si fa a dire a una ragazza che sei innamorata di lei, era nonna Franca, non mi ha risposto. E si vergognava, e io ho pensato, ma forse bisogna offrirle un bicchiere di aranciata, 10 anni cosa vai a pensare per conquistare la ragazza? Però quando è stato il momento, effettivamente io non è che ho pianificato come dire la cosa, però è venuta fuori bene perché l'ho portata in cimitero Oliero, il cimitero piccolo sarà il doppio di questa stanza qua, un cimiterino, Oliero sarà 300 abitanti, cimiterino piccolo. Siamo andati lì e lì le ho preso la mano perché con la scusa del cimitero sai la paura, no? Ho preso la mano. Eravamo in gruppo, però eravamo un po' di amici, ha capito, se ne sono stati bravi, sono andati avanti, e lì io mi sono dichiarato e le ho detto, ma lo sai che ogni giorno che passa ti voglio sempre più bene? E lei mi ha risposto anch'io, e probabilmente in quei 2 mesi lei ha fatto discernimento e credo che sia successo quello che adesso Elena ci legge. Poco dopo aver conosciuto Carlo, lei condivide con Dio ciò che prova nel cuore. E ci sono due bellissimi dialoghi che sono preghiere, a distanza un giorno l'uno dall'altro, il 30 aprile dell'86 e il 1 maggio.
Perché il Signore mi chiede d'amare? Amare è sacrificio e rinuncia. Eppure tu mi porgi tante persone da amare. Amare è morire. E forse sto morendo per qualcuno. Lui, così semplice, sereno, dolce. Perché io? Perché il Signore non mi chiede d'amarlo come amo gli altri? Lui, così chiaro, limpido, sincero. Perché a me? Perché il Signore l'hai posto sulla mia strada? Ora il mio pensiero è per Lui. I miei occhi cercano Lui. Le mie orecchie lo ascoltano. Ma perché? Signore, la tua volontà è ciò che conta. Se hai voluto che lo incontrassi, è perché il tuo disegno d'amore su di me abbia a viversi pienamente. Fa che il mio amore divenga anch'esso preghiera. Vorrei poterlo amare come tu ami me. Vorrei potergli dare ciò che tu dai a me. Ti prego che il mio cuore sia tanto limpido da non nascondergli niente. Che il mio sguardo e pensiero sia tanto puro da amarlo come tu mi ami. E qui la risposta che lei sente in cuore di Dio. Che male c'è, Cristina, ad amare una persona? Sì, Serena, non temere, sono io che ti chiedo d'amare. Amalo perché lo merita. Amalo perché è caro, giusto, prezioso. Non permettere che il tuo bene per lui si manchi. Amalo come ti amo io. Ma ricorda, anche con lui, Dio solo. Insegnami, Signore, ad amare. Insegnami a guardarlo con i tuoi occhi. Insegnami a pensarlo nelle mie preghiere. Insegnaci a camminare insieme, incontro a te, solo. Se sei tu che vuoi così, dammi la forza di affrontare anche questa situazione. Dichiarati fidanzati, Cristina non ha aspettato molto a dirmi quello che sentiva nel cuore e a mettermi in condizioni di decidere se andare avanti o meno. Ha trovato una strategia, secondo me, molto saggia, perché con delicatezza ma con chiarezza, come doveva essere d'altra parte, e condivido in pieno quello che ha fatto oggi. Quel momento lì mi ha messo un po' in imbarazzo, ma ha fatto bene a farlo. Lei mi ha detto due cose, o meglio, ha fatto due cose. Uno, mi ha detto che dovevamo essere in tre. Questo a me un po' pesava, perché avere la terza persona presente, seppure era Dio, mi dava l'idea che fosse il terzo incomodo, che avevo ancora la mia mentalità dentro il mio progettino di 100 anni di un Dio un po' da fastidioso sotto certi aspetti. Lo rispettavo perché mi hanno insegnato a rispettarlo, ma c'era quel rapporto con lui triste del cristiano che tiene due piedi in una scarpa, e quindi era una fede di comodo che non, adesso non mi piace più, o meglio, quando la penso dico: ma che cosa facevo in quel momento lì? Dopo va bene, perché comunque ti rendi conto di quello che non devi più fare. Sono esperienze di queste che ti permettono di guardare alla novità che ti cambia la vita e ti permette di dire: quella era il carro vecchio, adesso c'è un carro nuovo e voglio vivere di questo, non con le mie forze, ma ho scoperto che c'è un Dio che vuole a tutti i costi, e se lo vuole lui lo voglio anch'io, ed è fatta. In quel momento lì lei aveva colto che forse che lei aveva lo sguardo per l'amore eterno, io avevo lo sguardo per l'amore di 100 anni, e bisognava mettere in chiaro questa cosa qua. Ogni tanto ci penso, ha avuto la pazienza di aspettare, perché poteva essere la mia delusione vivere con me. Se non avessi accettato di vivere di questo amore per sempre e accettato di aderire a questo Dio dentro alla nostra vita, questa terza persona. E in quel momento però non ho capito,
e ho accettato la terza persona solo perché mi fidavo di Cristina, ma credo sia già abbastanza. Dio sia contenta anche di questo, no? Perché sa che piano piano, Dio ha pazienza, non è come noi che vogliamo tutto e subito. Fosse stato il mio titolare, mi avrebbe mandato a casa. Dio ha accettato che io fossi disponibile, anche pur fidandomi di Cristina, non tanto di lui, e non si è offeso. E in qualche maniera ha fatto bene, lo ringrazio, perché aspettando in qualche modo poi ho anche in qualche modo aderito al suo bene, o almeno lo desidero con tutto il cuore. E l'altra cosa invece che ha fatto Cristina, mi ha consegnato il suo diario, e nel suo diario, come sentite, insomma, le prime lettere che avete sentito, è pieno di riflessioni, preghiere. E io credo che l'abbia fatto perché non avevo mai colto questa suo, come vi dicevo prima, questo suo percorso di fede così intenso. E immagino abbia pensato, aspetta un attimo, glielo consegno, così lui capisce con chi ha a che fare, se lo spavento, se ne va via subito, la finiamo lì, e se no forse magari riusciamo a superarla e si va avanti. Io penso, non gliel'ho mai neanche chiesto. Cos'è che chiederlo magari? Non gliel'ho mai chiesto sta cosa a Cristina, effettivamente. Ho sempre pensato io che lei abbia pensato questo, però in quel momento lì io ho portato a casa il diario un po' preoccupato, anche perché non sapevo poi soprattutto quando ho cominciato a leggerlo, no? Ho cominciato a sentire che lì c'era sostanza, no? C'era qualcosa di molto profondo che andava fuori dalla mia portata di fede, e tanto che poi il mio problema era quello di riconsegnarglielo, perché non sapevo come cosa dire. Soprattutto avevo paura che lei mi chiedesse qualcosa, perché se mi avesse approfondito l'argomento mi incastrava, mi metteva in difficoltà. E però Dio ha fatto che lei, o meglio, lei è stata così gentile, penso, o l'uno o l'altro anche, penso, ha fatto sì che quando gliel'ho restituito mi ha soltanto chiesto cosa pensi, e io me la sono cavata dicendomi: non pensavo che tu fossi così profonda. E ho dato il diario e è finita lì. Però poi è rimasto lì il diario, addirittura l'abbiamo tirato fuori gli ultimi giorni gli ultimi giorni che Cristina è rimasta qui, perché ha voluto che glielo riportassi per leggere insieme alcuni passaggi. Ecco, nel frattempo, vivendo questo amore che cominciava a crescere, stavamo già cominciando a progettare. Adesso io devo fare veloce perché vedo che il tempo non mi aiuta, ho messo anche qui l'orologio, ma non mi aiuta lo stesso. E lei subito, noi abbiamo cominciato a progettare, già pensavamo al nostro futuro, già i figli, sì, dopo pochi mesi, insomma, dopo poco tempo, ma lei non distoglieva mai lo sguardo dal fare in modo che Dio fosse stato al centro della nostra vita. E qui c'è una preghiera che lei fa, e io ritengo, a me fa venire i brividi ogni volta che la sento, perché quando tu da figlio chiedi, io vi chiedo soltanto di provare a sentire, quando un figlio chiede le cose che ha chiesto Cristina a suo padre, a Dio Padre, come può Dio Padre a non concederle, a non far sì che vengano esaudite? Provate a sentire. Come sarebbe bello, Carlo, averti qui vicino a me in questo momento. Stringerti le mani e pregare insieme colui che più conta. Ti sentirei davvero mio, perché voglio che il nostro amore sia la copia dell'amore perfetto che in questo istante mi è di fronte. Come desidero che tu pensi a me come a uno strumento per conoscere un amore più grande, quell'amore che noi due insieme stiamo cercando. Il nostro donarsi ha senso solo se prima doniamo la nostra vita a Lui, nelle sue mani, le sole che possano renderla autentica. Come vorrei amarti nello stesso modo in cui mi sento amata da Lui. Non ci sarebbero più parole per esprimere il bene che ti voglio, perché esso sarebbe così grande da non poter essere contenuto in un ti amo. Come vorrei che il mio amore per te fosse unico, fedele, totale, generoso, pulito come il suo.
Mio caro Carlo, non posso pensare che il nostro rapporto possa ridursi a un semplice scambio di occhiate, di baci, di strette di mano, senza che queste nascondano una briciola del vero amore, segno misterioso dell'amore ignoto ma profondo di Dio. Ma come mi rende felice l'idea di saperti continuamente tutto mio. Mio, perché sento che tu mi vuoi bene e mi accetti così come sono, con tutti i difetti che ho e i pochi pregi che posso donare. Mio, perché ti lasci osservare, stringere, amare da me, anche se il mio amore è così piccolo e fragile. Mio, perché accetti di camminare con me per mano sulla strada della vita. Mio, perché mi sei fedele. Mio, perché mi aiuti, mi incoraggi, mi sostieni, mi rimproveri. Mio, perché ti lasci rimproverare, aiutare, incoraggiare. Insomma, mio, perché mi vuoi bene. In questo momento vorrei gridare a tutti l'amore che esiste fra noi, ma posso solo sussurrare all'orecchio di colui che tutto ascolta, di custodirlo, di curarlo, di aiutarlo a crescere, affinché un giorno porti buoni frutti nel mondo, a testimonianza di quell'amore che noi cerchiamo di imitare. Amen. Grazie, posso. Volevo sottolineare nuovamente un altro punto, quello che dicevo prima. Io voglio sottolineare solo questa frase di tutta questa preghiera. Come vorrei amarti? Lei si è rivolta a Dio dicendogli che vorrebbe amarmi nello stesso modo in cui si sente amata da Lui. Allora io dico, se tu chiedi questo a Dio Padre, e Lui lo fa, trova il modo di farlo. Questo che posso... non posso altro, adesso sono arrivato al punto anche che posso fare delle dichiarazioni forti, no? Non posso non pensare di ringraziare Dio per tutto quello che ha fatto nella mia vita. Sono stato anche ogni tanto criticato da qualcuno, mio cognato compreso, Pasquale conosce mio cognato. So che mi dispiace dirlo così, però mio cognato che mi viene a dire, e come tanti altri, tu vai a dire che sei felice che Dio Padre si sia portato via tua moglie. Io dico che mi fermo, rispetto, prego per la persona che dice una cosa del genere perché non ha capito nulla. Perché Cristina desiderava, io credo, lo dico già adesso perché mi viene dal cuore, poi quando Cristina si è ammalata, la vera malattia non ce l'aveva lei, il vero malato ero io. Lei aveva una malattia di 100 anni e io avevo la malattia del cuore, una malattia che mi avrebbe allontanato dall'amore eterno. Cristina è andata e Dio l'ha portata a sé quando ha sentito, ha colto, che anche il Carlo era pronto per camminare. Non pronto nel senso a posto, che ce ne vuole, anzi mi sento addirittura peggio di prima, perché poi quando un po' ti avvicini a Dio senti ancora di più il peso delle tue povertà, ma questo Dio è talmente grande e buono che sa ribaltare le tue povertà e trasformarle in grandi cose, perché ti viene a dire, ma hai capito che era lì che ti volevo, ti aspettavo, che tu venissi qui da me a dirmi non ce la faccio più, ho bisogno di te. E è arrivato questo momento. Ed è arrivato anche questo momento dove, quando poi arrivi davanti a lui e gli dici questo, lui non ha bisogno di eroi, di persone che si sentano a posto, che siano capaci, grandi nella fede. Quante persone, quante volte sentiamo anche nelle scritture, smettetela di essere lì a pregare rispettando le regole. L'unico vero comandamento è quello dell'amore, c'è poco da fare. E questo Cristina l'aveva scoperto. Dobbiamo chiederle, non ce la facciamo da soli. È ora di finirla di pensare a dover fare tutto da soli, perché questo ce lo insegna il mondo, ma Dio Padre ci insegna un'altra cosa. E questo è il passaggio. È difficile perché dobbiamo metterci tanta umiltà,
in questo passaggio, ma lì succede il miracolo. E allora è per questo che posso permettermi di dire che il vero malato era io, perché oggi sono guarito non perché sono più bravo di prima, perché so quello che devo fare, so di chi devo fidarmi, so a chi devo fidare la mia vita. E a lui ho chiesto che compia il miracolo, perché a lui in fondo a noi ci chiede di essere disponibili, di essere figli. Io sono rimasto, ecco, ho avuto la certezza di quello che sto dicendo adesso quando mi sono accorto nel rapporto che il papà, io, ho avuto con i miei figli. Quando i miei figli, in qualche modo, in certi momenti, ti facevano capire che avevano bisogno di te, ma tu ti fai in mille per dare tutto l'impossibile per poter sostenere tuo figlio. Ma volete che Dio non faccia molto, molto, molto di più di quello che un padre terreno può fare con un figlio? Adesso però io lascerei, vorrei prima di arrivare all'altra lettera, mi piacerebbe comunque sottolineare un passaggio fondamentale della nostra vita. Non è più bello che eravamo carichi e pronti a volare da fidanzati, perché eravamo, ci sentivamo le persone più felici di questo mondo e avevamo già progettato tutto, pronti, soprattutto io poi che da buon geometra avevo già fatto il programma lavori, lo schemino, la cornice, come la chiamo io, il progettino dei miei 100 anni dentro a un bel foglione, e c'era tutto lì. Nel più bello che stavamo progettando la nostra vita, arriva la notizia che Cristina deve essere operata, ha un sarcoma, è un tumore maligno pesante all'inguine, e questo comporta, immaginate voi cosa può comportare, 17 anni lei, 20 anni io, e ospedale, centro tumori di Milano, chemioterapie, e perdita dei capelli, e Cristina che piange, perché immaginate una ragazza, dicevo oggi, parlavo con i nostri amici e dicevo a 17 anni, soprattutto una ragazza, credo si senta, insomma, è dura, no? E lei piangendo insieme alla zia, la zia chiede, ma come mai stai piangendo? Perché adesso domani arriva Carlo, mi vede così, senza capelli, e immaginate, insomma, due morosini, perché eravamo lì da un anno che però avevamo già cominciato a crescere insieme, quindi c'era una certa stabilità. E devo dire che quando sono arrivato, io non sono stato... Ah no, la zia ha risposto a Cristina, beh, se Carlo non ti vuole perché hai perso i capelli, meglio che se ne vada. Io sono arrivato, non sapevo niente di questo, me l'hanno detto dopo. Io ho passato una giornata ad accarezzarle la mano, che era la cosa più bella che mi piaceva, tenere la mano per 8 ore, perché gliel'ho fusa quel giorno lì. Lei stava facendo la terapia, aveva momenti di nausea pesante, anche perché insomma era un momento non facile, e però lei mi ascoltava, io parlavo. Io credo, non mi ricordo più tutto quello che ho detto, perché se no 8 ore di memoria non ce l'ho più, ma ho detto tante cose belle ed ero innamorato di lei, e soprattutto nella prospettiva del futuro insieme, perché questo era. E lì ci siamo messi a progettare addirittura la piantina della casa, perché dovevamo sistemare la casa, cosa che tanto dopo, appena superato, perché adesso la faccio breve, ha fatto 3 cicli di chemioterapia da cavallo, lei è uscita dal terzo ciclo dicendo se mi ammalo un'altra volta non la faccio più. Poi non è vero, perché si è ammalata un'altra volta e si è rimessa in pista perché amava la vita, amava la famiglia, voleva vivere se Dio l'avesse voluto, se era il progetto di Dio. Non è che ha buttato via la sua vita, come qualcuno ogni tanto ha sospettato. E lì abbiamo corso subito e nel frattempo le scrive però. E allora lascio la parola a Elena, perché è giusto anche lasciare la parola a Elena, che fa parlare Cristina. Sì, Carlo diceva bene prima, quello che conta è l'amore. E questi due scritti che vorrei collegare è proprio evidente. Evidente attorno a... che è l'amore, cioè,
che attorno all'amore è tutto, gira tutta la vita di Cristina e lo trasmette agli altri, a noi in modo particolare, che abbiamo questa grazia di leggere e di sentirla vicino. La prima è proprio diciamo una preghiera e poi c'è proprio una lettera a Carlo. Io e te, compagni di cammino, diamoci la mano, teniamoci stretti per camminare verso colui che più ci ama. Regaliamoci il cuore, il nostro amore sia rivolto verso colui che più ci ama. Doniamoci la vita, ogni gioia, ogni sofferenza abbia come unico riferimento colui che per amore nostro ha gioito e sofferto. Io e te, compagni di cammino, non meta l'uno per l'altro. Due mani che si stringono, due cuori che si sfiorano, due vite che si incontrano. Io ti amo, tu mi ami, ma il nostro amore è contenuto nell'amore del nostro Dio. È per questo che vuole essere vero, saldo, puro, profondo. E come diceva Carlo, non avrebbero potuto vivere quello che hanno vissuto, la sofferenza, in modo particolare, se non ci fosse stato questo tipo di amore. E lei scrive questa bellissima lettera a Carlo, il 19 settembre 1987. Mio carissimo Carlo, è veramente l'amore che fa girare il mondo. E io, con il mio amare te e questo grande dono che è la vita, contribuisco nel mio piccolo a far andare il mondo meglio. Non ti pare straordinario? Se non ci fossimo tu ed io che ci amiamo, al mondo mancherebbe quel qualcosa che nessun altro al posto nostro potrebbe dare. Ti amo, Carlo, tanto, tanto, da non poter esprimere tutto l'amore che ho dentro. È così bello quel che stiamo vivendo che non so proprio come faccia ad essere vero. Perché proprio tu ed io? Perché non potevamo fare a meno l'uno dell'altro e lui non poteva fare a meno di te e di me per diffondere amore. Superato questo momento di difficoltà, subito abbiamo progettato il nostro matrimonio, eravamo desiderosi di vivere insieme. Oltretutto avevamo una distanza, però lei stava studiando e io stavo preparando casa, però siamo riusciti a decidere, a fissare il matrimonio per aprile del 1991. Poi siamo riusciti addirittura ad anticiparlo, giustamente, perché eravamo pronti ben prima, molto prima, un anno prima direi, e quindi siamo riusciti a spaventare la suocera, perché quando, figurati, Cristina è andata ad avvisarla, noi ci siamo parlati, era ottobre del 90, è andata a dire alla mamma: guarda che anticipiamo di 2 mesi, perché non è che abbiamo chiesto il permesso alla mamma, e aveva detto anticipiamo, chiuso. Io sono rimasto lì perché insomma ero giovanotto e dovevo tenermi buona anche la suocera, perché sai, andava così, no? E quindi non volevo rispondere subito, però avevo visto che lei si è rigidita, si è ritirata, e poi ho capito anche che la mamma era lì che insomma contava i giorni, e tirargli via 2 mesi voleva dire sofferenza, no? Però diciamo che è una persona saggia, mia suocera, e ha capito, anche se prima di capire, è simpatica sto passaggio, vedo Donatella che già ride, e prima di capire ha detto una frase che secondo me poteva anche rispondersela, ma visto che ce la raccontiamo fa anche piacere che l'abbia detta, no? E non sapendo cosa dire davanti a questa proposta, decisione, comunicazione, lei ha detto: ma come fanno i parenti con i vestiti? Perché bisognava spostare da aprile a febbraio, no? Quindi era un periodo primaverile, inizialmente invece bisognava andare col freddo. Effettivamente era 2 febbraio, era meno 5, meno 3, meno 5. Tanto che Don Ettore ci ha fatto sposare, io ero lì col vestitino da sposino leggero. Mi ricordo, ho freddo adesso a pensarci, sarà stato meno 1 in chiesa e non ha attaccato il riscaldamento. Per risparmiarsi. Ma che oggi lo pensavo. Ti inquieto, sì. Ma perché sei tu? Secondo me sei no, tu. No, non sei parlo. Ma secondo me tu sei furbetto a tenere. Ma
parte questo è stato, io pensavo a sposare Cristina anche in meno 1, meno 10 e quindi ecco, abbiamo anticipato il suocero invece molto più, insomma, i suoceri, gli uomini sono dai più uomini o almeno non l'ha fatto vedere, insomma, quando gliel'abbiamo detto lui sì sì va bene, dopo magari avrà sofferto più della suocera conoscendo, e quindi eravamo felici, insomma, abbiamo anticipato. E desiderio, prima mi sono dimenticato di dirlo, ma quando Cristina ha colto che la vocazione, che è importantissima, perché questo dico, no, Dio le ha fatto capire che, perché si è decisa a procedere col percorso del fidanzamento per il matrimonio, perché è comunque aveva capito che era una vocazione importantissima, tanto quanto la vocazione religiosa. Ma l'obiettivo non cambiava, era solo il metodo, il modo per arrivare, però l'importante è avere l'obiettivo e arrivare a lui, e questo non glielo poteva togliere nessuno, come dicevamo prima, nemmeno questo crescere dell'amore con Carlo, perché lei aveva capito, quando vi dicevo prima, ecco, dentro anche alla comunità delle suore della carità c'è lo slogan Dio solo, che poi più di slogan è un punto fermo. Il Dio solo, che all'inizio vedevo sto poster in camera di Cristina, Dio solo, appena arrivato, moroso, a 19 anni, Dio solo, mi faceva anche paura, dicevo come, Dio solo, cioè, adesso aspetta un attimo, che sono anche a me. Ero anche un po' gelosino, no? E invece poi era immaturità anche da parte mia, perché poi invece mi confermo che la terza persona è il Dio solo dentro la vita nostra, non è un di meno, è un di più all'ennesima potenza, perché quando Dio entra nella tua vita la stravolge, ma alla grande. È vero che, perché bisogna dirselo, è inutile dire le cose solo quelle che ci piacciono, con Dio non va accettato solo il bello, c'è tutta una serie di cose da accettare, anche la fatica e la sofferenza, perché lui la sa trasformare, come ce l'ha fatta vedere lui. Se noi lo seguiamo in tutto e per tutto, non solo nelle gioie, ma anche nelle fatiche e nelle sofferenze, come ce l'ha mostrato lui, anche la sofferenza diventa motivo di grande gioia e di beneficio per la vita tua e non solo, perché spesso noi siamo chiusi nel nostro nido, no? Nel vedere che dobbiamo sistemare le nostre cose, ma quanto può fare la sofferenza di bene per gli altri? È un po' quello che sta succedendo con Cristina. Suora Anna Rosa, dopo una settimana che Cristina è salita al cielo, mi ha detto, se Dio Padre, o meglio, sì, pur di salvare una persona, Dio Padre avrebbe permesso di prendere a sé Cristina, anche per di solo una Cristina, logico, che si è affidata a lui e che si è donata a lui. Ma allora dico, se Dio Padre è desideroso della nostra salvezza e ci ha fatto vedere quella strada, perché in fondo suo figlio poteva mandarlo qui a cavallo e non sull'asinello e a farsi mettere in croce, o Dio è pazzo, ma prima di dire una roba del genere non ce la possiamo permettere perché non lo conosciamo abbastanza, non possiamo arrivare a giudicare questo, però possiamo andare a fare un po' di esperienza per capire che Dio non è pazzo, perché ce lo dicono anche in tanti nostri amici, tante nostre figure che hanno vissuto prima di noi, che sono figure concrete. Per quello che la Chiesa ha voluto mettere una persona come Cristina a noi, come famiglia, ha dato sofferenza, lasciare andare, vi assicuro, poi Dio è così buono e ti coccola e ti tira su. Ma immaginate che per i miei figli era paura mettere a disposizione già le critiche, i pensieri, gli sguardi. Tu vuoi essere una famiglia normale? Però sai quanto importante è? Dio vuole metterci vicino persone normali, come è stato per Cristina. Non è un eroe. Ogni tanto me la chiamano mamma coraggio. Ma che cos'è? È una Cristina che ha fatto quello che dovrebbe fare qualsiasi persona che ha fatto esperienza di Gesù nella propria vita. È normale. È la normalità. Non è l'eccezionalità. Lo sbaglio lo facciamo agendo in un'altra maniera. E quello perché seguiamo altre strade, perché facciamo esperienza di cose umane che non ci portano lui. Ecco, queste figure ci vengono messe vicine proprio per aiutarci, perché abbiamo bisogno, da soli non ce la possiamo fare, mettiamocela via. Ma è bello anche pensare,
ma quanto bello è sentirci bisognosi, piccoli e bisognosi di Lui, avendo un padre, certo. Se ho il mio titolare mi uccide o mi licenzia, perché non accetterebbe che io andassi lì a dire non ce la faccio più a lavorare, sono in difficoltà. È vero che Dio non è uno stupido, assolutamente. Lui vede quando sei in difficoltà e ti dà una mano, ti aiuta, ti sostiene, non ti giudica, ma poi vuole che lavori tu, perché dobbiamo essere noi. E desidera, è il suo progetto nei nostri confronti è questo. Qualche volta ti senti dire, ma perché Dio permette? Ma smettiamolo di pensare sempre che Dio sia un distributore di grazie e che sia lì a fare quello che gli diciamo noi. Perché se facesse quello che diciamo noi, quanti disastri succederebbero più di quelli che già ci sono. Poi penso un'altra cosa. Intanto mi dicono, ma come mai la guerra, Covid? Ma proviamo a pensare che Dio, per una scelta sua, ci ha lasciato liberi. Liberi. Dopo c'è le prova tutte nella vita nostra, perché insiste in tutte le maniere. Non molla mai, in tutto e per tutto. E perfino mandandoci qui suo figlio. Ma ogni tanto penso, rifletto e dico, ma se ci ha lasciato liberi, il Putin che non molla su Putin e dopo tanti altri, che ha deciso di far partire tutto questo disastro, oppure il Covid, se è vero che è stato un errore di laboratorio, o tante altre cose che succedono, l'odio, la violenza, ma non possiamo mica pensare che sia Dio che non interviene, che permette. Questa è la pazzia dell'uomo. Per una scelta di Dio, perché l'ha lasciato libero? Perché non ci vuole burattini, ci vuole collaboratori di questa salvezza. E basterebbe poco, perché a noi chiede soltanto la disponibilità, perché i miracoli poi li compie Lui, la salvezza la porta avanti Lui, la porta a termine Lui, ci mette Lui di più. Certo che anche nell'affrontare, perché spesso non ci ricordiamo che il cristiano, questo mi vengono in mente le parole del Papa, che il cristiano consapevole della presenza di Dio nella propria vita affronta le sofferenze in un'altra maniera. Faccio una confidenza, l'altra sera mi sono incontrato con un ragazzo che è in difficoltà e vi chiedo di pregare per lui e per la sua famiglia. Si chiama Fabio e la moglie è in metastasi, ha due figli 10 e 12 anni e lui è disperato. E a un certo punto così criticava un po' Dio perché proprio questo motivo qua, perché dice, ma come può permettere una roba del genere? E sai, io non lo conoscevo, mi hanno avvicinato, non conosceva la mia storia. Quando ho cominciato a esporgli la mia storia, si è bloccato, non ha più parlato. Io gli ho detto un po' quello che... in sintesi, forse avreste preferito la sintesi anche voi. Beh, in sintesi gli ho spiegato un po' quello che ho vissuto e lì ha cominciato ad aprire un attimo un'altra possibilità, perché gli ho detto, ma guarda che tu stai pensando in un modo tuo, stai pensando ad avere un Dio a tua immagine e somiglianza. Dio non è questo, è un'altra cosa. Allora, io non posso dirti chi è, posso dirti che però Lui vuole da noi due cose, che ci facciamo piccoli e bisognosi di Lui e che gli chiediamo, ho bisogno di te. Fatti, prova a fare questo passaggio qua. Uno, e la seconda cosa, hai mai pensato a per sempre? E lui mi guarda, è rimasto un attimo così, perché no. Ma sapete che tanti non lo sanno che esiste per sempre. O meglio, nessuno mai gliel'ha comunicato, gliel'ha trasmesso. È rimasto colpito subito. E due giorni di silenzio, e ho detto questo l'ho ucciso, non mi ha più scritto dopo. E invece mi ha scritto due giorni dopo e mi ha ringraziato perché mi ha detto che è due giorni che gli frullava in testa il per sempre. Allora, davanti a questi punti fermi, sapendo di avere un Dio così, noi non possiamo fare altro che essere felici di affrontare questa nostra vita. Certo, a lui ho detto anche, non farlo fermare sulla testa questo per sempre, abbi pazienza, fai esperienza, vai a toccare con mano, perché non puoi pensare che uno te lo dica e che sia fatta. Vai a toccare con mano, a fare esperienza, come? Con tutto quello che la Chiesa ci ha dato tutto per fare esperienza di un Dio che ci ama. Andiamo a farla, perché spesso andiamo a prendere quello che piace a noi, andiamo a prendere i pezzettini o non facciamo tutto quello che Lui ci dice.
Certo, se vogliamo entrare nel suo progetto di amore, dobbiamo seguire anche le sue indicazioni. Sono indicazioni quelle sicure, quelle giuste. E ho consigliato lui di farlo passare al cuore, più che tanti pensieri, perché poi se lo tieni lì è un bel pensiero che scappa. C'era qualcosa che volevi inserire? Vedo che sei pronta. Sì, perché effettivamente hai fatto un accenno e va assolutamente condiviso. La scelta che si è trovata a fare Cristina tra la vocazione appunto religiosa e quella al matrimonio è ben descritta anche in questa lettera che lei scrive a Carlo, e in come ritrova in entrambe le strade che si è già posto davanti sempre come meta, come fine lui, e quindi è bello proprio condividerlo. Mio carissimo Carlo, in questo momento d'adorazione, le cose più belle scritte sono proprio sempre il buon ritiro davanti a Gesù, ecco, i momenti proprio profondi di intimità col Signore, ecco, che questa è una cosa che dobbiamo fare nostra e cogliere. Mio carissimo Carlo, in questo momento d'adorazione non posso non pensare a te, ed è per questo che ho pensato di scriverti. Voglio condividere con te anche questi miei momenti di silenzio, di preghiera, di gioia e di pace vera. Non so se hai mai provato a sacrificare un po' del tuo sonno per donare un po' del tuo sacrificio a una persona infinitamente grande, anche se umilmente ha voluto prendere le sembianze di un pezzo di pane. In questo momento provo una gioia così grande che nessuno potrebbe capirmi. Condividere con lui pochi istanti, sapendo che lui è il solo a comprendere fino in fondo, a conoscermi perfettamente, ad amarmi più di ogni altro. Vorrei che questi momenti non passassero mai, sono troppo importanti per me. Mi rendo conto che niente di ciò che faccio, che penso, ha senso se non ho come meta lui. Vorrei che tutti lo provassero. Riflettendo su ciò che ero un anno fa e su ciò che invece sono e vivo ora, mi rendo conto che sono cambiata. Anche se mi guardo, io sono sempre io, Cristina. Sicuramente da questo mio pensiero assurdo non avrei capito niente. Cercherò di spiegarvi. Solo un anno fa pensavo che l'unico modo per spendere bene la vita era di donarla totalmente nelle mani di colui che per primo ce l'ha donata. Ora sono della stessa opinione, anche se sono convinta che la mia vita può essere tutta per Dio anche in una famiglia. L'amore tra l'uomo e la donna è il segno privilegiato dell'amore di Dio per l'uomo. Dio mi ama e io voglio testimoniare questo mio amore amando la persona che Lui mi ha fatto incontrare. Te, carissimo Carlo. Del resto, che senso avrebbe la vita se nessuno fosse tenero con noi, disposto a capirci, a starci ad ascoltare per ore ed ore? Se nessuno ci stringesse la mano per camminare insieme. Ritrovarsi da soli e guardarsi negli occhi, riscoprendosi ogni volta più ricchi e sempre diversi, aumenta l'incanto e la gioia di essersi incontrati e di continuare a incontrarsi con meraviglia sempre nuova. Un amore così non conoscerà la stanchezza e la noia e potrà camminare verso un'altra tappa dell'amore, quello maturo, quello che non è ricerca dell'altro per i nostri bisogni, ma capacità di donarsi all'altro gratuitamente e per sempre. In una mia preghiera del 12 dicembre dell'86 avevo scritto: io e te, compagni di cammino e non meta uno per l'altro. Insomma, avrai capito che in questa lettera ho voluto rivelarti tutte le mie riflessioni e ciò che penso quando finalmente posso godere dei momenti di pace. Sono convinta di ciò che ho scritto e per quanto posso cerco di vivere ogni parola di questo. Ora ti abbraccio forte forte, ti mando un grandissimo bacio. Con affetto, tua Cristina. Grazie. Allora, voglio riprendere anche un altro passaggio perché prima poi l'ho saltato ed è fondamentale. Durante la periodo di sofferenza con Cristina, che ha avuto Cristina,
Una delle cose che sono cambiate, che cominciavano a cambiare in Carlo, è stato questo ecco, desiderio di vivere per sempre con lei. Non avevo mai pensato al per sempre, proprio nel momento della fatica, della sofferenza, questo forse perché siamo entrati talmente tanto in profondità e nel rapporto tra noi due con la terza persona, che sentivo il desiderio di non lasciarla più. E questo è rimasto, non solo, non è nato lì e chiuso lì, è rimasto sempre. Ed è così anche per oggi, perché do sempre questo segnale, no, della fede, dell'anello nuziale, e mi piace tenerlo, guai a chi me lo toglie, perché sono disposto, piuttosto devono tagliarmi il dito per toglierlo, a parte faranno quello che vogliono quando non potrò più dire niente, però è la cosa che sento. È una delle cose che ho chiesto anche a Dio Padre quando poi ha chiamato a sé Cristina, no? Perché qualcuno mi era venuto a dire: sei giovane, 29 anni, puoi anche risposarti. Io devo dire che anche questa non l'ho vista come una capacità. Per qualcuno poi sia stato bravo ad andare avanti, a restare da solo. Cioè, i commenti poi sono svariati, no? Invece la verità è che dentro il mio cuore ho sentito questo e io ho fatto quello che il mio cuore mi ha detto, quindi ringrazio Dio che mi ha messo dentro questo, e soprattutto perché anche oltretutto ho ascoltato il mio desiderio, perché gli ho detto anche: è vero che io mi sono affidato a te da un certo punto in avanti e ti lascio fare quello che vuoi, ma sul matrimonio, sul fatto di rimanere per sempre sposato e perché il mio matrimonio sia eterno, decido io. Mi sono fatto anche un po' piccolo, perché ho pensato, certo, che dire a Dio, permettermi di dire qualcosa a Dio, però credo che abbia fatto un sorriso, conoscendo, perché abbiamo detto fino a prima che è padre. Potrà un figlio dire a suo padre: desidero, anche perché non ho detto desidero uccidere una persona, gli ho detto desidero vivere per sempre con Cristina. E credo che se anche lui avesse avuto, Cristina mi aveva provocato, la Mirka stamattina mi ha ricordato in macchina che Cristina, una sera che era presente anche lei, eravamo a cena insieme e Cristina si è rivolta a me dicendo: Riccardo, però erano pochi mesi prima che mancassero, e guarda che meglio che fai un pensierino sul matrimonio, no? Che potresti risposarti. E io lì non ero ancora pronto. E Mirka mi ha ricordato, ma io l'ho dimenticata sta roba, no? Perché non fa parte del me di adesso. E lei mi ha detto che io non ho guardato Cristina, non ho risposto a Cristina, ho guardato lei e ho detto: Mirka, domenica dobbiamo andare su al Passo Manghi, che è 2000 metri, mi butto giù dal burrone. Quindi lì c'era ancora un Carlo che doveva capire tante cosette. No, dal burrone non mi butto più, ma resto fedele a Cristina per sempre. E non per atto eroico, perché è il mio cuore che me lo dice, ed è così. Ed è stato così gentile Dio Padre a concedermelo e a permettermi che sia così, con tutte le mie povertà e le mie fatiche, ma avanti. Ecco, siamo arrivati a questo desiderio del matrimonio, perché lo volevamo con tutto il cuore, e il 2 febbraio del 91, è stato lì. Da lì in avanti poi abbiamo avuto il dono della nascita di Francesco dopo 10 mesi, e non era stato anticipato il matrimonio perché è stato veloce, ma non era sufficiente per fare. Qualcuno ha fatto i conti se avevamo anticipato il matrimonio, perché ha visto che Francesco è nato subito, invece no, erano passati 10 mesi, poi è nata Lucia un anno e mezzo dopo, a luglio del 93, e un anno dopo giusto Riccardo. Il passaggio, noi devo dire, parte, ecco, un'altra cosa importante: Cristina, quando ha capito che la via che Dio Padre le aveva indicato era quella della vocazione religiosa, ha chiesto tanti figli, e effettivamente siamo partiti Lucia, Francesco, Lucia e Riccardo. In 3 anni e mezzo sono nati 3 figli, quindi l'ha ascoltata, e difatti lui l'ascoltava sempre. E dopo capirete, vi farò un'altra confidenza. Quando mi sono arrabbiato con Cristina, perché lui l'ascolta sempre, lei si è rivolta a lui in un certo modo che a me non andava. Però arrivo dopo.
E durante la terza gravidanza, mentre noi ci sentivamo la famiglia più felice di questo mondo, perché era quello che desideravamo, io tanti figli, lei tanti figli, eravamo felici, e arriva la Cristina il 21 novembre del 93, piccola Lucia, quindi qualche mese, all'inizio della, in attesa di Riccardo, e mi dice: Carlo, ho un nodulo nel linguine famoso di 5 anni prima, quando era stata operata da fidanzati. E lì è stata dura soprattutto per me, perché pensavo crollasse la mia vita e la nostra vita, perché ho pensato che finisse tutto, no? E lì io magari sarei entrato anche in disperazione, invece Cristina l'ho vista sofferente, non era indifferente neanche lei assolutamente, però ha preso in mano subito la situazione e abbiamo subito, siamo corsi dal nostro parroco e mi ha chiesto così di parlare con lui, e lui ci ha proposto di pregare. Cristina credo che abbia continuato a fare quello che già faceva, il Carlo invece doveva imparare a iniziare a pregare nel modo giusto, no? Cosa che non so neanche oggi, non so neanche, ogni tanto glielo dico ai miei confessori, non ho ancora capito. Allora mi chiede, non lo prego, allora glielo spiego, beh, mi dice sì, sì, un giorno io spero che Dio Padre accetti anche la preghiera, quella non proprio idonea. E quindi io ho preso sul serio la cosa, ho detto no, adesso devo pregare perché qui la situazione è difficile, è pesante. Poi ho cominciato anche a rivolgermi a Dio, a dire dammi una mano, perché qui insomma abbiamo tre figli, due figli a casa, uno in arrivo, la famiglia giovane, tu lo sai, insomma ho cominciato a fare anche un po' di discorsi da quella fede fastidiosa, quella che dicevo prima, no, mi comodo, io ti do, tu mi dai, dai che se tu mi dai Cristina io prego, cioè quel dare per avere, quell'amore che non è amore vero, un amore triste, piccolo, che non poteva essere un baratto, Dio non avrebbe mai accettato sta roba qua, però ogni tanto ho cominciato a pregare e pensavo anche, un po' l'ho da furbo, sono stato anche un po' esagerato, però ho anche pensato, mi hanno insegnato sempre i miei genitori, i miei sacerdoti, le mie catechiste, mi hanno sempre insegnato che Dio è buono, ma vuoi che Dio ci pensi ai discorsi, ai pensieri di un poverello che in quel momento lì però effettivamente aveva bisogno di fare in modo che la moglie si salvasse. E ho chiesto, lasciamela qui, tu che sei buono, dici sempre che sei buono e misericordioso, dare per avere, no? Dai, dammi che ho bisogno. E vabbè, intanto io continuavo a girare per santuari di qua e di là, però le cose non si mettevano bene. Una volta capito che la cosa era seria, perché siamo andati al centro tumori, fatto la visita, e ci siamo trovati con il medico ha dato la diagnosi, si stava per darla in maniera così, anche programmando delle terapie, degli interventi. Cristina non gli ha permesso neanche di parlare, l'ha bloccato dicendogli: dottore, io sono incinta. E lì è stata un po', diciamo, la provocazione, comunque la Cristina che si è messa di traverso nel dire: fermi tutti, qui c'è un figlio, c'è una vita che è un dono, che non è nostra, perché questa era considerata da perseverare, da curare, da amare e da salvare soprattutto. E non c'era mezza misura. Il dottore è stato bravino, perché poi ci ha chiamato settimana dopo e ha capito, non è che volevamo né Cristina, ma tantomeno io, perché qualcuno mi ha anche detto: ma tu non hai convinto tua moglie? Non ne abbiamo neanche mai parlato, perché era la normalità dover fare questo. C'era la vita da salvare. Abbiamo cercato di fare il possibile. E che cosa ha proposto il dottore? Di fare un piccolo intervento locale, localizzato, cercare di tirare avanti fino al momento della nascita di Riccardo, e poi avrebbero fatto tutte le terapie del caso. È stato fatto così, Riccardo è nato, è tutto bene. Ogni tanto quando mi provocano penso anche ai figli che ho a casa e chi li conosce e li vede, beh, li avete visti anche voi, però l'ultimo era Riccardo, era il Riccardo che sappiate che
per tanti la mamma ha dato la vita, ha donato la vita. Quando leggete nel diario una vita donata, qualcuno pensa che Cristina abbia dato la vita a Riccardo. Diciamo che in parte è anche vero, ma uno non ha capito che prima di tutto Cristina ha dato la vita a Dio. E la conseguenza di una mamma, di una persona che dà la vita a Dio, è quella di salvare la vita di suo figlio, che in quel momento lì era la parte più importante da curare, da gestire e da salvaguardare e da amare. E lì abbiamo, adesso la faccio breve perché vedo che il tempo non è volato, e siamo arrivati a peggiorare la situazione, sembrava a momenti sembrava migliorare, a momenti peggiorare. Nel frattempo io andavo di qua, di là, a santuari, sono andato anche a Medjugorje, ho cercato di convincere Maria, di guardarla, di vederla, di dirle di tutto e di più, e io ancora testone, fermo nel mio faccio io. Ho provato a fare quello che faceva Cristina, mi sono aggrabbiato, Cristina si affidava a Dio, ho provato anch'io con la testa, non ci sono riuscito, la testa non basta, ci ho provato e mi arrabbiavo ancora di più, il mio cuore non mi diceva di fidarmi. Cristina quel giorno, quando sono andato a dire, ho provato anche a fidarmi, si è anche arrabbiata perché mi ha detto: ma tu cosa vuoi? Io voglio che ti salvi, che tu guarisca. E allora chiedergli a Dio che io guarisca. Che cosa gli vai a dire di essere di fidarti se non è quello che viene dal tuo cuore? Lei aveva capito che se non viene dal cuore è inutile che il tuo desiderio vada a Dio. E lì, vabbè, serviva ancora un po' di tempo, un passaggio ancora importante, e questo è quello che mi ha messo in difficoltà. Eravamo a casa una sera e Cristina mi viene a dire: sai che qualche tempo, allora mi viene a dire, devo dirti una cosa, e noi di solito ci dicevamo sempre tutto, mi sono preoccupato perché ho detto: ma che cosa mi ha nascosto che mi ha sempre detto tutto? E mi aveva nascosto il fatto che lei mesi prima si era rivolta a Dio e gli aveva detto: piuttosto che allontanarci da te, mandami quello che vuoi. E io mi sono arrabbiato perché lì ho detto: no, con tutte le cose che ci siamo dette prima, questo Dio ascolta Cristina perché l'ha sempre ascoltata. E io l'ho guardato e gli ho detto: ma stai scherzando? Ma tu gli vai a chiedere sta roba qua a Dio Padre che ti ascolta, che poi ti ascolta sempre? E lei non mi ha detto nulla perché ha capito che il Carlo era ancora, doveva ancora camminare, insomma. Mi ha rispettato, è stata brava, perché ogni tanto ci penso, se fossi stato al suo posto mi sarei arrabbiato. Invece no, lei avendo fatto probabilmente, poi sapeva, secondo me aveva una consapevolezza che poi era Dio che doveva guarire il mio cuore, non doveva essere lei. Quindi lei non insisteva, faceva la sua parte, viveva di quello che sentiva nel cuore e lasciava che Dio cambiasse il mio cuore, che fosse la trasformazione, fosse tra me e Lui. Io dovevo fare esperienza, soffrire, caderci dentro, toccare con mano, sbagliare, sbattere la testa, ma arrivare al punto da dirgli, come è successo quando è arrivato a prendersi Cristina, che non me l'aspettavo, perché io ho detto: ma no. Sono arrivato perfino a dirgli: lasciamela qui fino a che i ragazzi avranno 18 anni, così dopo, insomma, cominciano ad essere grandicelli. Pensate il baratto che avevo messo in gioco. E lui sapeva che i miracoli vanno fatti fino in fondo, e secondo me poi nel tempo mi sono accorto che Dio pensa anche alla larga, no? Perché credo che abbia bisogno, tramite testimoni normali come siamo ognuno di noi, di portare questo messaggio di salvezza. Lui vuole portare, vuole salvarci, vuole portarci la sua gioia. E non può passare attraverso, sì, la Chiesa è fondamentale per sostenerci nell'esperienza di vita, perché sennò non staremo bene. E lì c'è dentro tutto quello che ci serve per camminare. Ma poi dobbiamo essere noi nella nostra vita portatori dell'amore di Dio, perché siamo noi che convinciamo gli altri col nostro vivere. E allora ogni tanto ci penso e dico: ma anche questo Dio che vede oltre avrà visto che lui non pensa a te solo per la tua famigliola ristretta, avrà pensato forse che c'era bisogno di poter allargare e portare il suo messaggio a tanti altri. E quanti portatori di questo messaggio conosciamo?
E guardiamo a queste persone che hanno vissuto prima di noi in questo modo. Perché sì, abbiamo esempi negativi che ci scoraggiano tante volte nella vita, no? Ma quanti esempi positivi di persone spesso vicine a noi che ci hanno mostrato questo volto di Dio che ci cambia la vita e ci rende felici. Perché siamo fatti per questo. E non possiamo vivere nella pace del cuore fin tanto che non troviamo questa strada. Perché il nostro cuore desidera questa felicità, che non è di 100 anni, è una felicità per sempre, è eterna. E il milione di anni è solo l'inizio, il miliardo di anni è solo l'inizio, è il per sempre. Quindi davanti a una proposta così, ma fatta con amore, non... Perché se mi dicesse un milione di anni, un miliardo di anni, l'eternità, l'inferno, è questa però è da considerare anche questa, perché se non voglio Dio, forse mi aspetta la lontananza, io non so se ci sarà fuoco e fiamme, ma ci sarà la lontananza da questo amore, da questo bene. E noi in qualche maniera, qui sulla terra, un po' di bene lo sperimentiamo. E poi quando ci mancherà, diventeremo pazzi per l'eternità di questo. Quindi non voglio spaventarvi e rivoltarvi ad andare in cerca dell'amore perché c'è la paura del male o del non averlo, però bisogna essere consapevoli di questo. Abbiamo una proposta, il nostro cuore desidera Dio. E un'altra cosa che mi viene a dire, possiamo farlo solamente con esperienza personale, singola, ognuno di noi. Non c'è la moglie vicino, o il marito, o la sorella, o il sacerdote che può fare al posto tuo. Anche questo secondo me era consapevole Cristina. Lei sapeva che non avrebbe potuto fare nulla. Lei il rapporto ce l'aveva con Dio. Il desiderio di salvare anche il suo marito, lei lo chiedeva a Dio. E poi era un rapporto mio e suo. Questa è la possibilità. Allora aspetta a ognuno di noi. Non nascondiamoci dietro e le possibilità ce le abbiamo. Perché noi siamo anche fortunati perché non ci manca nulla. Ognuno di voi ha una comunità, una famiglia più o meno buona che ci può dare degli esempi. Abbiamo i sacramenti, abbiamo il Vangelo, la parola di Dio. Ci manca proprio nulla. La preghiera, Maria, Gesù e tanti esempi di persone che, e anche amici del cielo che secondo me sono lì, che ci curano. Ecco, il passaggio finale davanti alla Cristina e ho dovuto lasciare andare, non me l'aspettavo, pensavo che me la guarisse fino all'ultimo. Ho tenuto duro il testone, questo qui è il testone, tenuto duro fino alla fine, eppure lì, davanti a Cristina, mi è venuto da dire Dio Padre, tu lo sai che io non volevo, non è che l'ho ringraziato subito. Dopo mi è venuto a ringraziarlo perché lui ha lavorato dentro di me, perché lui ha pazienza, perché quello che vi dicevo prima è buono. E mi ha fatto capire che ha fatto tante robe che lì non mi ero ancora, fino a lì non mi ero accorto. Ma in quel momento lì mi è venuto a dire, tu lo sai che io non volevo questo momento qua, perché avevo due problemi. Uno, di affrontare la vita senza Cristina e non sapevo come dire, oltretutto ai miei figli, arrivare a casa e dire ai miei figli, invece Spirito Santo lavora veramente perché le parole mi sono venute. La Mirka era presente, me le ha ricordate lei stamattina. E anche lei si era arrabbiata con Dio, voleva allontanarsi, voleva, è andata a casa arrabbiata a dire alla mamma io non voglio più sapere di Dio. Vabbè, è una reazione umana che tu puoi avere in quel momento lì, ma poi ritorni. Poi abbiamo fatto esperienza insieme, Dio non l'ha lasciata sola. Ma quanti anni abbiamo fatto insieme ad andare a messa la mattina? E io avevo il lavoro a Trento e mi ha girato, mi ha dato cantieri a Bassano insieme, vicino a lei. Mi ha fatto anni insieme e lì si parlava. E Dio Padre ha permesso che la Mirka sia qui oggi a ringraziare. E per questo che anch'io posso permettermi di ringraziare Dio, perché poi quando fa le cose le fa sempre bene. E davanti a Lui mi è venuto da dire, tu lo sai che non avrei voluto che arrivasse a questo. Adesso però fai quello che vuoi, ma un giorno portaci tutti con te. Mamma mia, perché... che no, liberazione, è nato. Una serenità, una pace che tutt'oggi porto nel cuore. E non è che mi sono dimenticato di dirle tutte le mattine, busso e dico, scusate il dialetto veneto, ma gli dico, oh mi raccomando, ricordati di me. E mi viene da pensare, ha salvato il ladrone che gli ha detto ricordati di me quando sarai in paradiso. Ma vuoi che se glielo chiedi anche tu?
sì, saremo anche noi mezzi ladroni, ma porco cane, vuoi che se non glielo diciamo tutti i giorni o anche più volte durante la giornata, ricordati di me, questo non si ricorda di aver, lui è Dio, il titolare non si ricorderebbe, ma lui sì. Passo la parola a Elena. Grazie. Sì, perché è da condividere con voi questa lettera intrecciata. Cristina ci dona il suo sguardo su Carlo, perché fino adesso giustamente il nostro sguardo è solo sguardo su Cristina. Lo sguardo di Cristina su Carlo in questo momento così doloroso, a pochi mesi dal suo incontro con il Signore. E grazie anche a un estratto della lettera di Carlo. Ve la leggo. Lei scrive a Suor Anna Rosa ed è il 1° giugno 1995. Carissima Suor Anna Rosa, come vede, ogni tanto mi viene voglia di scriverle perché la sento vicina, anche se non ci vediamo mai. Soprattutto sento il bisogno di comunicarle i miei pensieri, le sensazioni che in questo periodo non facile della mia vita vivono in me. Nonostante la salute sia precaria, sto facendo la chemioterapia e penso che dovrò continuarla perché non tutto si è riassorbito. Sono felice. Se dicessi ad una qualunque persona queste parole, rimarrebbe più che meravigliata, ma forse lei mi può capire. È difficile spiegarle ciò che provo, ma forse le parole di una lettera che mio marito mi ha scritto, sa, le cose importanti è più facile scriverle che dirle a voce, può aiutarmi. E qui parla Carlo. Ho capito che più ci avviciniamo a Dio, più pensiamo al bene che ci vuole e più possiamo amarci e amare. Abbiamo una mano buona e generosa che ci aiuta, la mano della Madonna. Lei non ci lascia mai soli. Perciò, Cristina, io e te, in questo momento, abbiamo ricevuto una grande grazia. Per noi è arrivato il momento di crescere, proprio grazie alla nostra sofferenza, che ci fa pensare, che ci fa capire, con gli occhi della fede, che Dio ci ama, che Dio ci vuole con Lui e che la Madonna intercede per noi presso il Padre. A Lui si può arrivare conoscendo il dolore, la croce. Accettiamo perciò con fede la nostra croce. Accettiamo la volontà di Dio perché comunque ci vuole bene. Un giorno capiremo tante cose. Se ripenso alle grazie che io ho personalmente ricevuto, cosa posso chiedere di più? Forse una cosa c'è, la vita eterna. Cristina, proprio in questo momento sento di amarti più di un minuto fa. Voglio credere che in questo modo andremo a Dio. Insieme possiamo arrivare all'amore più grande, Dio. La nostra sofferenza doniamola a Dio e mettiamoci nelle sue mani e vedrai che tutto sarà più chiaro, più semplice e più bello. Torna Cristina a parlare. Quando rileggo questa lettera, di cui queste poche righe sono solo una parte, mi vergogno di chiedere al Signore qualsiasi altra cosa. Per noi il miracolo c'è già. Se Lui ci ama e noi ci amiamo, nient'altro conta. Tutto il resto viene in più, compreso i nostri figli. Lui, che è provvidenza, sa quanto li amiamo e se ne fa carico. Sembrerebbe strano, ma anche nel nostro piccolo, a modo nostro, stiamo vivendo quelle parole che mi hanno sempre affascinata. Dio solo. Che il Signore ci dia la grazia di amarlo sempre, come sentiamo in questo importante periodo. Con queste riflessioni la lascio, carissima Suor Anna Rosa, con la certezza che un'amica ci ricordi nelle sue preghiere. Grazie per avermi ascoltata. Sua Cristina. Visto il tempo, dopo c'è qualcuno a piacere di condividere qualche chiarimento, qualche domanda, io passerei alla lettera a Riccardo che Cristina ha lasciato, che vale per Riccardo, ma allargherei lo sguardo oltre Riccardo. E poi mi sentivo, vedendo i vostri volti, mi è venuta l'ispirazione anche di poter leggere la lettera
che Lucia ha scritto a me in un certo momento a 16 anni, così dentro capite anche un po', lei rappresenta un po' quello che i miei figli, in parte scritto nella lettera, hanno provato, insomma, e hanno vissuto in questo percorso anche per loro di sofferenza, perché insomma io credo che la presenza della mamma, ogni tanto a Dio glielo dico, gli dico: tu mi hai lasciato qui, io ho ancora la chiamo la nonna Franca, non riesco neanche a chiamarla per nome, faccio fatica a dire mamma Franca, perché per rispetto dei miei figli, ho qui mia madre, ha 87 anni, e loro è 28 anni che non hanno qui la presenza di Cristina, e loro hanno 28, anzi 29, 30 e 32 anni. E quindi, ecco, la Cristina ha lasciato questa lettera per dire a Riccardo, che è presente, che le vuole bene e che tutto quello che ha fatto era la cosa giusta da fare. E Riccardo oggi, io credo che fino a qualche anno fa, l'avete sentito anche voi, perché lui vuole ringraziare, ricambiare addirittura l'amore ricevuto con la propria vita. A me avevano i brividi anche prima, mi veniva, faccio fatica, sono un duro, sono un testone, sono un tavolone, ma poi quando vedo loro e mi dicono, e mi sento così, mi sciolgo, no? Perché come diceva Cristina, per noi il miracolo c'è già, e se succedono queste cose con Dio, bisogna lasciarlo fare. Ha sempre ragione lui. Caro Riccardo, tu devi sapere che non sei qui per caso. Il Signore ha voluto che tu nascessi, nonostante tutti i problemi che c'erano. Papà e mamma, puoi ben capire, non erano molto contenti all'idea di aspettare un altro bambino, visto che Francesco e Lucia erano molto piccoli. Ma quando abbiamo saputo che c'eri, t'abbiamo amato e voluto con tutte le nostre forze. Ricordo il giorno in cui il dottore mi disse che diagnosticava ancora un tumore al linguine. La mia reazione fu quella di ripetere più volte: sono incinta, ma io, dottore, sono incinta. Per far fronte alle paure di quel momento, ci venne data una forza smisurata di volontà di averti. Mi opposi con tutte le mie forze a rinunciare a te, tanto che il medico capì già tutto e non aggiunse altro. Riccardo, sei un dono per noi. Fu quella sera, in macchina, di ritorno dall'ospedale, che ti muovesti per la prima volta e sembrava che mi dicessi: grazie mamma, che mi vuoi bene. E come potevamo non volertene? Tu sei prezioso. E quando ti guardo e ti vedo così bello, vispo, simpatico, penso che non c'è sofferenza al mondo che non valga la pena sopportare per un figlio. Il Signore ha voluto ricolmarci di gioia. Abbiamo tre bambini stupendi che, se Lui vorrà, con la sua grazia, potranno crescere come Lui vuole. Non posso che ringraziare Dio perché ha voluto fare questo dono grande che sono i nostri figli. Solo Lui sa come ne vorremmo altri, ma per ora è davvero impossibile. Grazie, Signore. La lettera di Lucia per il suo papà. Caro papà, questa sera ero un po' triste perché mi mancava in modo particolare la mamma. Perciò, per sentirla più vicina, ho pensato di leggere alcune parti del suo diario e devo dirti che mi hanno fatto proprio bene, tanto che ora, stranamente, sono tranquilla e felice. Alcuni suoi scritti mi hanno fatto riflettere e mi sono ritrovata spesso nei pensieri che anche lei aveva alla mia età. Questo mi ha fatto piacere, perché a volte penso di essere l'unica a portare avanti alcune idee, alcuni valori. Per questo mi sento un po' sola. Sarebbe bello poter condividere alcune cose importanti che senti dentro con persone della tua età.
ma è difficile al giorno d'oggi, ne sono ben consapevole. Comunque, volevo condividere con te due cose importanti. Una, che questa sera mi sono sentita particolarmente amata da Dio, preziosa per Lui. È proprio bella questa cosa. A volte mi sento tanto sola, a volte mi sento sbagliata per questo mondo e non penso che Dio mi ha creata perché mi ama e ha bisogno di me. Mi ha affascinato il modo in cui la mamma vedeva Dio e parlava. E parlava di Lui. Spero di riuscire anch'io un giorno a scoprire l'amore grande che Lui è. Vorrei anch'io sperimentare il suo amore, così da portarlo anche agli altri. Seconda cosa, la vostra storia d'amore è veramente indescrivibile, stupenda. Ma quanto deve essere favoloso amare come vi siete amati e vi amate voi. Leggendo alcune lettere che ti scriveva, mi è venuta la pelle d'oca, pensando a come oggi viene vissuto il rapporto di coppia, basato solo su interessi, rispetto a come voi due avete affrontato e portato avanti la vostra storia d'amore. Mi sono ancora più convinta che voi, la vostra... Scusate. Mi sono ancora più convinta che vale proprio la pena aspettare. Sarebbe inconcepibile pensare di buttare al vento qualcosa che ha un valore immenso se vissuto nel modo migliore. Sono veramente felice di avere voi come genitori, di essere nata dal vostro amore, così vero e profondo. Sono felice che tu sia il mio babbo, perché come per la mamma, anche per me sei speciale, perché sai amare veramente e ci metti sempre il cuore in quello che fai. Insomma, ci tenevo a dirti queste cose, sperando che ti possano fare del bene. Ti voglio tanto bene, vi voglio tanto bene. Lucia si firma, o Maria Chiara, mette tra parentesi. Ho scoperto che la mamma aveva pensato inizialmente di chiamarmi così. No, volevo sottolineare due punti perché non posso lasciarli andare. Ogni volta che sento e che leggo, a me dalla prima volta ha stupito che mia figlia, sì, mi è piaciuta tutta la lettera, che è venuta dal cuore soprattutto per quello, ma quello che mi ha impressionato e continua a impressionarmi anche oggi, aveva 16 anni qui, mi ha scritto: ma quanto deve essere favoloso amare come vi siete amati e vi amate voi. Quando vi dicevo del matrimonio che continua, se mia figlia l'ha visto lei che ci amiamo ancora, allora è tutto vero. E l'altro passaggio, sono veramente felice di avere voi come genitori, di essere nata dal vostro profondo amore. Anche qui, allora io dico, vuol dire che certo la loro parte di sofferenza non manca, ma se quella sofferenza, come dicevamo prima, usata bene, porta a grandi cose come Dio ci insegna, allora vale proprio la pena, allora ha ragione Lui. Allora ragioniamo. Io mi fermo, anzi noi ci fermiamo, e se c'è la possibilità, avete piacere, o padre Mario vuole aggiungere qualcosa di suo, oppure delle domande chiarificatrici, anche perché tante volte magari si fanno dei passaggi veloci, perché questa è vita vissuta, diciamo che è un arco temporale di 30 passanni, no? Quindi 30 passanni. È vero che mi hai impiegato 2 ore, che sono passate. Grazie anche per la vostra pazienza e la vostra presenza. Una cosa che mi veniva in mente, voi siete giovani e avete una grande responsabilità personale per voi,
di portare questo messaggio di bene. Quindi non è che sono sempre gli altri a portarlo, per voi e anche per gli altri. Quindi l'invito che posso farvi io è quello di non accontentarvi di così, di accettare proposte di vita mediocri. Andate in cerca del meglio che c'è, perché ne vale la pena. Sempre con esperienza personale. Se avete voglia di condividere o di fare qualche domanda, se no comunque io sono disponibile. E li hai quasi scoraggiati. Sono sicuro che accadrà qua. Ma non mi aggredirai da solo. Ha sentito la voce, quindi mi staranno a distanza. Volevo chiederti tanto. Volevo sapere come hai fatto ad affrontare dopo aver perso una parte di te stesso. Rapporto con i tuoi figli, come sei riuscita a spiegare ai tuoi figli il percorso che avevi fatto con lei e con Dio. Allora, è venuto tutto normale nel vivere tutti i giorni e nel crescere nell'amore iniziato, perché nel momento in cui Cristina è mancata abbiamo dovuto, diciamo che non ci siamo trovati da soli, perché anche questo poi Dio fa bene sempre tutte le cose anche in questo senso, perché tutti si è mosso un plotone, perché noi ci siamo trovati curati, coccolati, seguiti. I miei suoceri, è vero, mi ha fatto 4 anni di avanti e indietro dal mio paese a Milano fino a almeno per 4 anni, poi mio suocero è andato in pensione, è venuto al paese nostro, abbiamo sistemato una loro casa che era, ho messa male, ma abbiamo fatto dei lavori, abbiamo resa vivibile per una famiglia allargata e abbiamo vissuto 20 anni insieme fino a 4 anni fa. Anche questo io lo vedo come un, ci ha messo sicuramente lo zambino anche Cristina, perché tenere in piedi una famiglia dove ci sono 3 generazioni non è scontato. Più di qualcuno me l'ha detto, anche un'amica psicoterapeuta che è molto cara, mi ha detto che lì non può essere spiegabile umanamente il fatto di aver vissuto come abbiamo vissuto noi, perché non è che uno vive ma rischia di accoltellarsi e magari gli è andata bene, invece noi abbiamo vissuto. Mi è capitato solo una volta, dico la verità, di essere proprio al limite con la tensione, però poi c'è sempre stato l'oltre, il motivo per cui eravamo insieme, che ci ha permesso tutti di guardare avanti. E l'obiettivo oltretutto era quello di curare e far crescere i nostri figli. Abbiamo fatto le cose, non è stato difficile, perché prima cosa, come dicevo anche prima, le 2 cose che ho chiesto a Dio Padre quando è mancata Cristina, una di queste era quella proprio di aiutarmi ad affrontare poi con i figli, ma già da subito. Io appena sono arrivato a casa, e me l'ha ricordato stamattina Mirka, Francesco mi ha guardato e mi ha detto: è la mamma, e la mamma è salito e Gesù l'ha portata con sé in cielo, e mi ha guardato un po' così e poi ha continuato a giocare. È vero che Francesco è stato uno di quelli che, fin tanto che non sono venuti i fratelli al mio paese, era silenzioso, ha subito, si teneva dentro. Poi quando sono arrivati è fiorito, è diventato uno spettacolo, è ancora la gioia della famiglia, scherzoso, lui ti tira su la famiglia e tiene sempre compagnia. Poi devo dire che è stato tutto normale. Siamo entrati anche noi in questo progetto e siamo cresciuti nella nostra vita con una presenza, noi abbiamo sempre tenuto presente Cristina, anche se nella parte non funziona neanche una. La parte pratica, diciamo, avevamo la nonna, che è stata comunque una presenza importante. La mamma è mancata, c'è poco da fare nella presenza, nei momenti di festa, nei momenti dei sacramenti dei figli, i Natali, le Pasque, i compleanni, quante mancanze, quanti momenti difficili. Però anche questo loro l'hanno sempre visto, perché hanno visto noi sereni. Abbiamo sempre festeggiato anche il 2 di febbraio, il mio matrimonio, il nostro matrimonio, il 22 ottobre,
invitava a casa, cioè è sempre stato la cena con i sacerdoti che venivano a celebrare, hanno visto la normalità di quello che è successo. E il fatto, oltretutto, secondo me, che è entrato inizialmente, forse non era dentro così in maniera importante come lo è adesso, ma se sentiste adesso come la pensano sulla prospettiva dell'amore per sempre. A me ha stupito anche con il funerale di mio suocero, ha mancato mio suocero, figura importantissima per i miei figli, perché li ha tirati su, li ha sempre curati. Voi dovreste, io ho da imparare da loro, da come hanno affrontato e stanno affrontando con responsabilità, con accettazione, anche con saggezza direi, perché voglio dire, sono loro i primi che hanno detto, il nonno ha vissuto 80 anni di una vita articolata, con tante cose, compresa la mancanza della figlia, il fatto di essere venuto qui, ma ha avuto anche la gioia di far crescere tre fiori così e vederli così come sono, perché sono un miracolo. Io li definisco un miracolo di Dio, non sono capacità, io ci metto un po' la nostra vita, mia, anche quella dei miei suoceri, ce l'abbiamo messa per nella pratica per cercare di curarli, di stare vicino a loro, ma non sono questi risultati per dire che siamo stati noi. Lì c'è lo zampino di Dio, lo zampino di Cristina soprattutto, perché è un impegno che anch'io avevo dato a lei, ci eravamo dati, perché ho detto, mi raccomando, adesso che vai su di là con tuo Gesù e Dio Padre, calma con le feste, perché vieni qua che c'è da fare qui, e hai i tuoi figli, ma no, mi ha parlato chiaramente, ma ogni tanto glielo dico anche adesso, vieni giù, perché c'è bisogno qui. Poi lei mi capisce, con lei ho un rapporto un po' più diretto e quindi mi permetto anche di parlarle in modo naturale, come fosse qui. Poi un'altra cosa che posso dire, ogni tanto mi rivolgo anche a Dio Padre e dico, tu mi hai permesso di avere mia madre fino adesso, ce l'ho ancora, ma i miei figli non ce l'hanno, a che cosa stai preparando per loro? Sappiamo che Dio fa sempre grandi cose, ma chissà che cosa sta preparando. Immaginate l'incontro, anche mio, perché è 30 anni che non lo vedo mai in maniera così diretta, ma io sto aspettando quel momento lì e mi sono anche messo d'accordo con Dio, Maria e tutti i nostri amici del cielo, che restino un attimo lì, anche Pietro, perché lui sarebbe invalente, e che stiano lì un attimo da parte, che mi facciano venire avanti Cristina. E poi insieme andiamo a festeggiare tutto il resto, tutto quello che Dio Padre ha riservato, non per le nostre capacità, ma perché Lui lo vuole e anche noi lo vogliamo. Diciamo che è venuto, non ci abbiamo messo troppo impegno, o meglio, ci abbiamo messo sì la volontà, ma non abbiamo dovuto troppo pensare a cosa fare per aiutare i nostri figli. È venuto tutto spontaneo, abbiamo vissuto con una presenza reale. Ma volevo fare una piccola provocazione della Santa. Tutto quello che è stato permesso è stato comunque dietro una famiglia comunque che aveva la fede, perché per me è stata come che mi hanno morta da poco, quindi lo diciamo in alcolismo, è tutto mi porta ancora uno strascico. Ma se c'è dietro una famiglia anche qui, se ne accettare la sofferenza, perché proprio quando le parlava di accettare la sofferenza, mi causa tanta rabbia nei confronti anche di Dio, perché nei miei confronti fare tante cose ed anche pure accettarlo, secondo me, nel senso che, cioè, se sei una famiglia è una persona che sta vicino, ma sei di contro è molto più difficile. Allora, questo è... non riesco a dirti, però io credo, anche se tu mi dici manca una famiglia alle spalle, ma con la fede intendo io, con la fede. Tu oggi sei qui, però sì, e non sei qui per caso. No, perché è stata almeno una che mi ha trasmesso la fede, però cioè nelle accettazioni di tutto è importantissimo avere una, cioè visto che comunque la prima chiesa è la famiglia, cioè in una famiglia che come citato in sacerdote. Guarda, scusa, i casi, secondo me i casi sono diversi, non è che tutti i casi sono fotocopie,
Io, da come mi dici tu, la fatica la devi sempre mettere, perché tu hai colto la nostra parte, mi ha risolto, che abbiamo affrontato, ma ti assicuro che dentro, se vieni a chiedermi e ti spiego di vari momenti, ti vengono forse i brividi alti così, perché le fatiche, le sofferenze, le paure, le abbiamo avute anche noi, pur avendo una famiglia, come dici tu, preparata alle spalle. Io credo che comunque non possiamo dubitare che nei vari casi ci sono situazioni forse anche peggiori delle tue. Lo capisco la domanda che mi fai tu, ma vado a vedere anche nelle situazioni peggiori. Io dico sempre, Dio non ti abbandona mai, ti dà sempre la possibilità in un modo o nell'altro, non alla stessa maniera mia, ma in un modo o nell'altro, perché ci ha messo vicino delle presenze importanti, le stesse comunità che abbiamo nei nostri paesi, anche lì il sacerdote è presente, sia il fatto che tu abbia fatto conoscenza che esiste un Dio, c'è gente che neanche lo sa, il fatto che tu senta parlare che c'è qualcuno che ce l'ha fatta, se tu desideri per esempio anche tu affrontare questa situazione e capire, per esempio potresti parlare con qualcuno che ha già affrontato una situazione simile alla tua. L'altra sera vi dicevo che ho parlato con sto ragazzo e mi hanno invitato a parlarci proprio perché questo sta vivendo un'esperienza tipo la mia e ha la sua moglie, e lui ha una situazione diversa dalla mia. Lui prega in qualche maniera, la moglie mi ha detto sì, volontariato, qualcosina. Però con questo non voglio giustificare che lui non abbia tutte le possibilità, gli è stato messo davanti una persona che le sta volendo bene, vicina, non sono io, un'altra persona, che lo sta aiutando, gli sta indicando cosa fare. Quella sera gli ho ricordato che non eravamo lì per caso, che l'incontro fatto insieme, il fatto di avergli fatto delle proposte che non sono mie, io lì mi è venuto proprio con forza a dirgli due cose, fatti piccolo, è bisognoso dell'amore di Dio, perché dopo lui nella tua debolezza arriva la sua forza, e due, il per sempre, metti davanti questo, non è indifferente che ci sia qualcuno che te lo venga a dire, stasera te l'hanno detto anche a te. Allora io dico, ognuno di noi spesso ci piangiamo addosso e non vediamo che intorno a noi Dio Padre opera in modo diverso, non alla stessa maniera, perché se ti aspetti, se stasera vai a casa e tu dici sì, ma Carlo aveva alle spalle una famiglia, aveva la moglie che era di fede, però quello è stato un percorso. Io posso dirti che allora se dovessi andare a guardare chi sta meglio di me, potrei dire, che poi non so se sta meglio di me, potrei dire che qualcuno ha ancora la sua moglie, ha i suoi figli, vivono le loro esperienze, poi mi viene anche il dubbio di dire io resto sul mio. Io credo che ognuno di noi nella nostra situazione deve cercare Dio all'interno della propria realtà e cercarlo non con le proprie forze, ma farsi aiutare con le capacità, con le cose che lui ci ha messo qui. E solo, le abbiamo dette prima, non serve andare in cerca di tanto, ma della cosa giusta, la preghiera, usare i sacramenti e fare esperienza di questo Dio, perché lì ti cambia tutto. E credo che ognuno nella propria vita ha la possibilità, poi sai spiegare tutto. Io credo che Dio, una delle cose che ho imparato, perché altrimenti mi sarei arrabbiato con Lui, se Lui avesse fatto tutto questo nella mia famiglia e basta, mi sarei arrabbiato con Lui, perché mi sarei reso conto, o meglio, mi sarei spaventato più che arrabbiato, mi sarei reso conto di avere a che fare con un Dio che fa preferenze. Ma Dio non ama me più di te. Non posso pensare che Lui ti trascuri o trascura un'altra persona. Mi viene più facile pensare che ognuno nella propria realtà deve farsi aiutare. E ci sono tutte, c'è tutto quello che serve per farsi aiutare. Anche perché poi, pensiamolo fino in fondo, sono 100 anni solo di fatica e sofferenza. Io faccio sempre riferimento ai miei amici che sono già venuti. E dico, anche l'altro ieri mi ha fatto visto un documentario, hanno trovato delle ossa di dinosauri di 50 milioni di anni fa. Stiamo parlando di 50 milioni di anni fa e io sono qui che mi preoccupo, anche se ho una sola. Infatti è una delle cose che poi
ho colto quando ho pensato, ho detto, beh, mio padre sarà 30 anni, 50 anni, 80 anni in sofferenza, ma andiamo all'eternità. Il contrappeso che è messo davanti alle nostre sofferenze è l'eternità, il per sempre con Dio. Ma che cosa ci spaventa? Ma se anche, lo dirò piano perché ogni tanto penso a salestare i miei figli, a mio padre, non toccarmi i miei figli, ma non voglio dire altro, però se anche dovesse capitare l'impossibile, ma Dio c'è, ma sapete che questo me l'ha insegnato i miei figli? L'altro giorno, che stavo dicendo con la morte di mio suocero, loro mi hanno detto, ma il nonno ha già incontrato la mamma e sta realizzando la sua vita. Quindi sì, c'è la sofferenza di una mancanza importante, consapevolezza che aveva già 80 anni, la sua vita comunque l'ha vissuta, mentre sua figlia ha vissuto 29 anni, preciso, ma la consapevolezza anche che lui è dentro l'amore eterno. E come si fa a non gioire per questo, a non riuscire a vedere questo? Comunque grazie per la provocazione che ci stava, che abbiamo condiviso. No, nel senso che cioè, per una famiglia la fede è anche proprio da quello su tutto il mondo. Sì, ma tu sai che io non avevo la fede, quella che dici tu. Ce l'aveva Cristina e Cristina non me l'ha dichiarata. Io ho visto, ma l'ho visto da Cristina, tu la puoi vedere il padre Mario, puoi vedere nel vicino, nella persona che conosci, quella fede. Io l'ho vista da Cristina, Cristina non mi ha lanciato addosso o mi ha spiegato la fede e io l'ho fatta mia. Io l'ho vista in lei e mi ha convinto, e tanto che ho provato anche a fare quello che faceva lei, ma mica ci sono riuscito così facilmente, ho dovuto sbattere il naso, sbagliare, cadere e poi lui sì, se tu lo vuoi, lo desideri, ce la metti tutta, però non ti fa mancare, se non c'è la Cristina vicino, anche io mancavo di fede, non avrei affrontato, sarei. Quando Mirka mi ha ricordato che pochi mesi prima ho dichiarato che mi sarei buttato giù, no, pensai che sì, era forse una forzatura, una provocazione, come dici tu, no? Però effettivamente, magari se non avessi affrontato e accolto questo messaggio di Dio, magari sarei caduto nella depressione, non voglio dire nel buttarmi giù dal passamano, però magari nel vivere qualcosa di pericoloso, invece no. Se posso solo intervenire, l'ho provato io, da non fare Cristina, perché era tanto, tanto affezionata da Dio. E il giorno in cui è mancata, io ho detto basta, non voglio più sapere, santi, madonne, non voglio più andare a messa, niente. E, convinta che la soluzione doveva essere anche per me, doveva rimanere qui, e vedevo la cosa che lei doveva essere qui con i suoi figli. Come dice Carlo, serve un'esperienza personale, ti aiuta a questi incontri, tu puoi prendere spunti, ecco, su questa cosa io te lo posso consigliare perché l'ho vissuto di persona. Frequenta ambienti sani che ti possono dare qualcosa in più, perché hai la possibilità di farcela, anche se non hai una famiglia o non sta fede grande, perché l'ho provata io di persona. Quindi ti posso dire, e una volta che scopri queste cose, non torni indietro. Ci sono momenti in cui puoi vacillare, perché anch'io avevo 19 anni, i miei amici mi dicevano, ha una crisi mistica la tua. E invece ho trovato sacerdoti che mi hanno detto, prosegui, vai avanti, che questa è la strada giusta. E ti ritrovi alla fine che non mancano le fatiche, però quello che hai detto supera tutto. Quindi vai e provaci, perché bisogna, come dice Carlo, toccarlo con mano. Comunque il messaggio che voglio lasciarvi, e questo è una cosa che possiamo condividere e gioire di questo, perché è una cosa bella, è che è possibile, ragazzi. La via della santità è per noi, non è di San Francesco, Madre Teresa, Padre Pio e Giovanni Paolo II. È per noi, ma non perché dobbiamo essere i migliori, gli eroi, ma perché Dio lo vuole per ognuno di noi, e se lo vuole Lui, allora è possibile. E Dio ci mette vicino persone normali apposta che vengano a dirci e vengano ad invogliarci e vengano anche a distogliere lo sguardo del modo di pensare che abbiamo noi, che non è possibile perché siamo abituati che qui sulla terra gli uomini
agiscono in un altro modo rispetto a Dio. Ma con Dio è possibile, per ognuno di noi, perché è il desiderio più grande che lui ha. Lui ha fatto tutto l'impossibile mandando qui suo figlio in quella maniera lì, perché se avesse trovato il modo di farla in maniera più semplice, diversa, invece ha dovuto fare così perché sapeva che in quel modo lì avrebbe salvato più anime. Io penso che sia così, perché se no avrebbe fatto qualcosa di diverso, conoscendo, cioè pensando che Dio è Dio. Quindi è possibile, e stasera andiamo via con questa gioia nel cuore. Dio ci vuole felici, e anche noi dobbiamo cercare di desiderarlo. Poi ognuno è libero di farlo, di decidere per sé, se sì o se no. Prego. Intanto grazie per la testimonianza, veramente bella. Io avevo una domanda riguardo quello che si dicevi prima, che comunque il rapporto con Dio di fede anche all'interno di una famiglia, però innanzitutto personale. Però ero curioso di sapere come voi, come coppia, poi invece avete vissuto insieme il rapporto, perché chiaro c'è una dimensione personale e poi di coppia, e poi forse legato anche a questo, credo che almeno nella mia vita la difficoltà è la costanza, no? la perseveranza nel vivere anche bene, nel vivere il rapporto con Dio, e quindi qual è stato l'esempio che ti ha dato tua moglie, quello che siete riusciti a vivere, alla fine la quotidianità, no? la costanza. A lei costava tanto il fatto, e lo scrive anche in una lettera, non l'abbiamo passata, però lo scrive che lei pregava tutte le sere per me, per la sua famiglia, per i figli, e sottolinea, questo mi fa un po' soffrire perché non preghiamo insieme, e mancava, ecco, questo, ma da parte mia. Ma lei ha avuto sempre molto rispetto, perché ero io che ero, tra virgolette, in corsa, no? E quindi il percorso, e in quel momento lì non potevo fare quello che faceva lei. Ci tenevamo, per esempio, vivere la Santa Messa della Domenica insieme, il vivere momenti insieme di preghiera, semplice anche, però poca, però lei intendeva la preghiera quella importante, insomma, quella del mattino o della sera, e non c'è stato una grande, a livello, forse non abbiamo neanche avuto tanto tempo, perché abbiamo vissuto 4 anni e mezzo insieme, e dentro c'è stato tanto percorso di sofferenza, e dentro quella sofferenza in qualche modo abbiamo pregato, lei in un modo, io in un altro, perché io pregavo invece in autonomia, cercando di farla stare bene, insomma, ma niente di particolare. E la parte della costanza per lei era qualcosa che, come dire, certo, era volontaria? No, sì. Su questo posso dirti che lei, non, come dicevamo prima, non avrebbe mai lasciato, era la parte più importante della propria vita, sapeva che togliendo quella parte lì avrebbe tolto linfa vitale e cadeva tutto, no? Perché cominciava a mancare la preghiera nella famiglia, e credo che la nostra famiglia sia stata sostenuta dalla sua preghiera, non certamente dalla mia, perché lei era su questo, era costante e determinata. La sua determinazione, che è venuta fuori anche dai vari amici che hanno testimoniato questo, conferma il fatto che lei dove credeva non andava. Grazie. Io volevo fare un'ultima domanda, Marco, più che altro perché l'ha già detto, ha già risposto a questa domanda, però a un certo punto l'ha detto del fatto di essere in due. Scusa, ma mi preoccupo che mi date del lei, però. Cambio. Hai detto che il rapporto era in due, no? Con Cristina, mentre invece a un certo punto c'è stato il passaggio di capire che eravate in tre. Ora, questo rapporto, la domanda è questa: il passaggio di capire che il rapporto era in tre, ma non era più un rapporto umano, era un rapporto di più che umano, però questo rapporto ha chiesto addirittura, ora sarò crudo, ma ha chiesto addirittura di sacrificare la vita di una delle due persone. Questa consapevolezza, cioè, nemmeno qual è stato il momento, ma effettivamente come è arrivata quella
quella consapevolezza che ha permesso di poi non buttarsi dal burrone, al di là che fosse un modo di dire, ma è comprensibile. Perché noi si pensa sempre in modo umano, io do e quindi poi ricevo. No, non è così. In realtà ricevo anche di più, facile, ma non si arriva. È più facile di quello che in questo momento qua, perché mi stanno complicando il pensiero. Sì. E credo che sia un po' più facile. Credo che sia forse anche legato all'ignoranza della fede che avevo all'inizio. Come ti dicevo all'inizio, io ho accettato di poter vivere il rapporto a tre perché mi fidavo di Cristina. Ma in realtà non sapevo cosa volesse dire, perché la verità è venuta fuori poi quando la realtà della presenza di Dio nella mia vita è arrivata in maniera vera, quando è mancata Cristina, perché lì è stato un atto di affidamento. Io vedo lì la mia conversione, il fatto di aver lasciato andare un po' le redini, perché gestivo fino a quel momento lì, salvami Cristina, prego, me la volevo gestire io. Da lì in avanti io ho lasciato andare e lui è entrato nella mia vita, lì è entrato nella mia vita. Quindi il vero rapporto a tre, pensato anche da me, in realtà non è che ci sia stato con la mia consapevolezza, perché io in quel momento lì, finché ho vissuto, stavo crescendo, stavo cambiando nel mio vivere la fede, ma non ero così pronto. Io credo che il passaggio sia arrivato dopo. E l'altra cosa, cos'è che dicevi, a parte la consapevolezza di essere in tre? Che il sacrificio, diciamo, è chiesto. E lì non puoi dire una cosa del genere, perché a Dio non si fanno queste domande, perché lui sa, perché io credo che lui abbia del... Lo accennavo prima, no? Non è che Dio ha permesso il sacrificio di Cristina per una motivazione che possiamo dire noi, o poteva lasciarla qui. Sappiamo che Dio, se ha compiuto questo, avrà dei motivi che un giorno mi spiegherà, perché io non lo so ancora. Credo, perché poi sai, uno pensa, credo che già oggi il fatto che siamo qui, un'altra volta mi trovo dall'altra parte, il fatto di condividere di questo suo amore e che tra di voi ci sia anche una sola persona che può avere beneficio, credo che sia già un po' quello che dicevo prima, no? Un motivo per cui Dio abbia scelto, non per motivi diversi, non per il fatto di essere una buona famigliola, dai lasciami qui, o per essere, o perché avevamo deciso di essere in tre, lui ci abbia fatto comunque un dispetto. No, Dio opera assolutamente, anzi, devo dire che proprio quel percorso, se Cristina non mi avesse proposto di essere in tre e non mi avesse fatto vedere che lei viveva di lui, io chissà dove sarei adesso. Possiamo dirlo. Io credo che è un percorso questo che poi ti porta a non dover capire tutto. D'altra parte, se no non si chiamerebbe fede, no? E sarebbe conoscenza. Davanti, sai che i miei figli, quando dicevo questo, e spero che non lo faccia, non farlo anche tu, i miei figli erano un po' più giovani, quando dicevo, ma davanti a certe domande non si può rispondere, perché bisogna, è un atto di fede, si arrabbiavano anche, e dicevo, ma così giustifichi tutto, prova a chiederglielo adesso, perché quando poi tu fai esperienza di un Dio, perché lo vivi sperimentando che è un Dio che è talmente al di là delle tue capacità, anche di cuore, non solo di testa, che devi lasciarlo fare, anche quando fa delle cose fuori dal poter dargli un nome, no? A poter capirle, soprattutto lì. E lì ci sono due possibilità: o facciamo esperienza di lui e capiamo che lui sta facendo comunque, che lui c'è e che fa bene le cose, oppure hai un'altra soluzione, quella di decidere di vivere per te stesso. Qualcuno lo fa, ogni tanto provoco, anche oggi non l'ho fatto perché siete tutte le persone impegnate che vi date da fare, però ogni tanto provoco e dico, ma se devi stare dentro a cercare quel Dio di comodo, che lo adegui tu in base alle tue esigenze di vita, ma è meglio che vai fuori, perché tanto così non vai da nessuna parte, perché non conosci, è un Dio a immagine tua, lo crei tu, è un'altra cosa. È meglio che vai a fare tutto quello, vai a fare esperienza,
di bassezza, mi viene a pensare, fuori. So che adesso come pastore padre Mario, perché invito i giovani a dire, a fare esperienza, credo che giovani saggi, intelligenti come voi, prima di dire vado a fare esperienza, sia più facile avere la, perché abbiamo tanti esempi nel mondo, sia più facile decidere di fare esperienza per un qualcosa che ti permette, ti dà un obiettivo di bene, perché se cerchiamo la gioia, la pace, l'amore per sempre, perché questo è nell'animo dell'uomo, ma piuttosto che cercare, perché di là ho la certezza che vissuti i miei 100 anni pieno di soldi, pieno di, che poi alla fine non sono neanche quelli che ti risolvono la vita, credi di trovare la felicità, poi trovi il disastro. Mi viene a pensare che è meglio investire la vita nel cercare di trovare Dio, o più che trovarlo, di fare esperienza di Lui in maniera tale che ti convinca a stare con Lui. Pensavo l'altro giorno, facevo questo pensiero qua, e dicevo, cane, noi abbassando le grappa nella nostra zona siamo pieni di satanisti. È vero o no? È la seconda città d'Italia, vedi, penso, mi è venuto questo flash qua, e pensavo, ma questi sono pazzi, perché decidono di vendere l'anima al demonio. Ma se tu sai che, ho capito che il demonio ti dà tutto quello che vuoi, te lo dà, credo che non gli costi niente, ha provocato anche Gesù, lui ti dà tutto per 100 anni e dopo sei fregato. Ma è un cretino uno che, scusatemi, un satanista cretino solo da questo punto di vista, ma non ci avevo mai pensato prima, ma ci penserà che scegliere il male, questo ti dà tutto per 100 anni, e c'è chi ti dice che c'è il bene che ti propone qualcosa che tu desideri, perché non lo desideriamo tutto, la pace, l'amore vero del cuore, per sempre. Poi ho capito che l'umano ti fa venire i dubbi, ma è vero, esiste davvero Dio? Andiamo a vedere. È quello che dicevo ai miei figli, no? da piccoli. Andiamo a vedere, ragazzi, perché quando non ci capivamo, io dicevo, beh, la proposta è enorme, enorme. Le alternative non ci sono. Ogni tanto provoco anche Dio, glielo dico, se trovo qualcosa di meglio di te me ne vado. Ma dov'è? Che cos'è? Che cosa c'è di alternativo? Allora dico, noi siamo chiamati a vivere per questo amore.